Buonasera. Buonasera, consigliere, vi chiedo di prendere posto e facciamo l'appello. Signor Presidente, signori consiglieri, Amadeo, Bianchi, assente, Bottaro, Bruni, Carrara, Ceci, Conti, Corbani, assente, Coter, De Bernardis, assente, De Ligios, Facoetti, assente, Gori, Milesi, Minuti, Nespoli, Paganoni, Pecce, Raineri, consigliera Pecce deve confermare la presenza, Ribolla, Riccardi, Rota, Rovetta, Russo, Ruzzini, Serra, Stucchi, Suardi, Tentorio, Togni, Vergalli, assente, Zaccarelli, presenti 27 consiglieri. Grazie, buonasera, benvenute, benvenuti, consigliere, consiglieri, assessore, assessori, sindaco. Apriamo questa seconda seduta relativa all'approvazione del piano di governo del territorio, cioè le delibere numero 26 e 27. Ieri sera è stata fatta la presentazione delle due delibere e oggi siamo a presentare gli emendamenti che sono stati depositati, sono 7 emendamenti e un ordine del giorno collegato. Quindi se non c'è niente io comincerei con la seduta. Procedo io, Certo, per forza. Sì, certo. Bene. Grazie Presidente. Consigliere Rovetta, prego. Grazie Presidente. Allora, abbiamo ritenuto di depositare questa mozione pregiudiziale preliminare, procedurale di merito, chiedendo in via residua e finale al segretario comunale che rilasci un parere scritto sulla questione che adesso andrò a descrivere e rilevare, in base al quale poi ovviamente l'amministrazione prenderà le decisioni e le responsabilità del caso. Il motivo per il quale abbiamo depositato questa mozione è
una violazione secondo noi di una norma regionale, che è l'articolo 13,7 della legge regionale 12/2005, la quale prevede espressamente un termine di 90 giorni, leggo testualmente, dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle dette osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento, eccetera, eccetera. Le suddette disposizioni stabiliscono quindi un termine che là, dalla lettura dell'articolo, è evidente che sia perentorio e non ordinatorio. Ci sono delle interpretazioni differenti di questo articolo, questo lo sappiamo, ma il TAR di competenza territoriale di Bergamo e il TAR di Brescia. Il TAR di Brescia si è espresso con una sentenza abbastanza tranchant sul punto, sostenendo e statuendo a pena di inefficacia il mancato rispetto di questi del termine dei 90 giorni. Il comma successivo, il 7 bis, parla anche di un'estensione di questo termine dei 90 giorni a 150, ma laddove e solo laddove fossero stati indetti con decreto i comizi elettorali, cosa che questo non è ancora avvenuto, pertanto il termine dei 90 giorni sarebbe scaduto a fine marzo, qualche giorno fa. Appare quindi palese questa violazione di legge e a nostro avviso ci sarebbe una perdita di efficacia degli atti assunti anche in riferimento alla valutazione ambientale strategica che dovrebbe essere rivista. Considerato che il segretario comunale svolge, in senso articolo 97,2 della legge Bossetti-Gatti, i compiti di, tra l'altro e tra gli altri compiti che svolge il segretario comunale, anche la funzione di assistente giuridico amministrativo nei confronti degli organi, considerato che la specifica funzione ausiliaria è quella anche di essere il garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'operato, considerato la funzione di garanzia che comprende, ahimè, anche le espressioni di pareri, scritti, richiesti e anche di una certa responsabilità, senza voler mettere pressione a nessuno, però chiediamo di sospendere questa delibera per consentire giustamente a lei, segretario comunale, di redigere un parere motivato affinché poi l'amministrazione possa, almeno da canto suo, procedere nella delibera e nella discussione di questa delibera sul piano di governo e territorio. Grazie. Grazie, consigliere Rovetta. La parola al consigliere Deligios. Grazie, Presidente. Indipendentemente da quanto poi si deciderà in merito al rilascio del parere scritto richiesto dal collega Rovetta, intervengo per conto della maggioranza, nel senso di respingere la pregiudiziale per i motivi che vado a spiegare. Diciamo che il lungo ragionamento fatto dopo che è arrivata la richiesta di pregiudiziale ha trovato, a mio avviso, chiara e avviso ovviamente anche dell'amministrazione, chiara evidenza, e credo dalla presentazione che il collega Rovetta ha appena fatto sia sfuggito un particolare, a mio avviso, dirimente. Comunque riprendo senz'altro in lettura dello scritto per evitare dimenticanze o errori il ragionamento fatto. La legge regionale 12, appena richiamata dal collega, prevede appunto che entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le presentazioni delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse, eccetera, eccetera. I termini, come ha ricordato il collega, possono essere ordinatori o perentori. È probabile che questo termine fosse, e ci sono state differenti interpretazioni, come pure è stato ricordato, un termine perentorio, ma forse è sfuggito agli estensori dell'istanza di sospensione che Regione Lombardia, proprio credo nell'evidenza che si creavano continuamente situazioni di contrasto, è intervenuta con quello che si chiama interpretazione autentica da parte del legislatore, e con la legge regionale 12/2005
ha cancellato l'inserto a pena di inefficacia degli atti assunti. Ne deriva che attualmente il disposto legislativo è il seguente: entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, contestualmente provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia, eccetera, eccetera, non vado oltre. In sostanza, la modificazione intervenuta, proprio perché nel tempo si erano ingenerati dubbi interpretativi e chiaramente c'era un problema grave per l'azione amministrativa degli enti, è andata nel senso di eliminare la perentorietà del termine, introdurre una ordinarietà. In ogni caso, e qui chiudo, l'avvio della procedura di decisione in merito alle osservazioni ha avuto luogo entro il termine indicato, perché il passaggio in giunta risale al 28 marzo 2024. Ritengo quindi che con questa esposizione, salvo poi lo scritto che vorrà essere rilasciato, la pregiudiziale possa essere respinta. Grazie. Se non ci sono altri interventi, no? Intervento del consigliere Ceci, prego consigliere Ceci. Sì, la normativa che è quella di riferimento è stata già citata dai colleghi, l'articolo 13 della legge regionale 12/2005, comma 7, prevede in termini non semplicemente ordinatori ma in termini perentori che allo scadere delle osservazioni, cioè al 31 dicembre, venga nei successivi 90 giorni concluso l'iter di approvazione del piano. La deroga riguarda eventualmente ulteriori 150 giorni nel caso in cui ci siano nel frattempo indetti comizi elettorali. La censura che facciamo è che prima di tutto non si arriva, e questa è di natura politica più che giuridica, non si arriva all'ultimo momento, ma la mozione riguarda l'aspetto giuridico, non si arriva all'ultimo momento e quindi il rischio di saltare i termini è molto concreto. Secondo, l'interpretazione che ha già dato sempre vigente l'attuale legislazione, il TAR di Brescia, va nel senso esattamente opposto, cioè nel senso che i termini sono assolutamente perentori e l'approvazione del piano regolatore deve rispettare esattamente quanto rilevato dall'articolo 13, cioè i 90 giorni. Si è discusso molto in termini giuridici se tale termine ordinatorio o perentorio, però l'orientamento del nostro TAR di riferimento è che tutti i comuni devono passare in Consiglio Comunale, non fa riferimento all'adozione della Giunta, ma quello del Consiglio Comunale, e i termini indicati sono esattamente quelli perentori dei 90 giorni. Quindi altre interpretazioni, secondo noi, da questo punto di vista non ce ne sono. In ogni caso, avremmo piacere, in modo tale che tutti si assumessero le proprie responsabilità, su un termine così delicato e su un argomento così delicato, ci fosse un parere meglio e assolutamente scritto da parte del segretario, così da fugare ogni dubbi sul tema. Grazie. Se come sapete possono intervenire due consiglieri e consiglieri che vogliono appunto proporre la pregiudiziale e chi invece si oppone. Se non ci sono altri interventi da parte della maggioranza, perché due sono già intervenuti, darei la parola, se siete d'accordo, al segretario, che poi eventualmente poi rilascerà il parere scritto che avete richiesto. Prego, segretario. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, vi anticipo il parere. Allora, legge regionale numero 9 del 22 maggio 2022, articolo 14,1, lettera B. Al primo e al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 della legge 12 sono soppresse le parole "a pena di inefficacia degli atti". Quindi significa che tutta la giurisprudenza che voi citate
si riferisce al periodo ante 20 maggio 2022. Fino a quel momento era in vigore la legge 12 che prevedeva espressamente la sanzione della inefficacia degli atti in caso di violazione del termine di 90 giorni. Il 20 maggio 22 la Regione Lombardia interviene con una legge che modifica la legge urbanistica 12 del 2005 in diversi punti, tra questi punti c'è l'articolo 13,7, viene soppressa la previsione della inefficacia degli atti, quindi il testo oggi vigente della legge 12 non prevede più la sanzione della inefficacia degli atti. Ergo, se fino al 20 maggio 2022 il termine era da considerarsi perentorio perché la norma prevedeva espressamente la sanzione della inefficacia degli atti, dal 20 maggio 2022 il testo vigente non prevede più l'inefficacia degli atti, ergo è un termine ordinatorio / acceleratorio, non c'è giurisprudenza relativa alla fase post riforma del 22. Grazie segretario. A questo punto metto in votazione questa mozione pregiudiziale. Chi è a favore di questa sospensiva e chi è contrario o chi si astiene? Prego. Mancano i voti di Carrara, Stucchi, Paganoni. Consigliere Stucchi non riesce a votare. Vado a vedere. Mozione pregiudiziale respinta con 18 voti contrari, 9 favorevoli, nessuno astenuto. Favorevoli Carrara, Rovetta, Ribolla, Pecce, Stucchi, Coter, Tentorio, Ceci, Minuti. Mi è stata consegnata dalla consigliera Pecce, cioè perlomeno la firma è sua, questa richiesta, trasformo in richiesta, la formulo io perché tanto non è da votare. Per cui è un atto che trasmetto agli uffici, se mi permette la leggo così almeno per tutti. Allora, mi viene detta in questa, non è una mozione, cioè è una richiesta. Comunque, nella presentazione delle osservazioni e delle controdeduzioni, nell'ambito della Commissione 3 della scorsa settimana, come consiglieri abbiamo riscontrato difficoltà ad orientarci nella suddivisione per gruppi riguardo alle singole osservazioni. Pertanto chiediamo che ci venga fornito un elenco per gruppi di osservazioni più dettagliato di quello che abbiamo in nostre mani, le slide. Chiediamo che in estrema sintesi venga citata, oltre al tema principale, anche la richiesta dell'osservante. Ciò in previsione della votazione che deve essere fatta singolarmente per ciascuna osservazione. Quindi chiedo agli uffici di provvedere a redigere questo elenco completo e che venga dato a tutti i consiglieri, così in sede di votazione siano consapevoli di ciò che votano. Prego. Ecco, dunque approfitto per chiedere precisazioni sulle modalità della votazione, nel senso che sarà per gruppi. Questo lo decidiamo dopo la discussione. Oh no. È una decisione che lasciamo in ultima battuta. Perfetto, grazie. Bene, a questo punto
do la parola agli estensori degli emendamenti, alla consigliera Pecce per gli emendamenti dall'1 al 5, a seguire l'emendamento 6 che firma la consigliera Milesi e l'emendamento 7 firma il consigliere Ceci. Prego, consigliera Pecce. L'emendamento 1 chiede che nel piano delle regole sia possibile aggiungere un elenco esplicativo degli acronimi, non sto dicendo un glossario di termini, degli acronimi utilizzati nel PGT, di metterli a fine indice e di utilizzare nel testo dei documenti del PGT, quindi tutti e tre i testi fondamentali, regolamenti e quant'altro, l'asterisco con rinvio a fine documento per la spiegazione. Cioè ogni volta che c'è un acronimo mettiamo un asterisco in modo tale che ci riferiamo a questo elenco di fine indice e possiamo ogni volta orientarci, anche perché altrimenti ho visto che nei documenti solo la prima volta che si utilizza un acronimo si mette tra parentesi la dicitura in esteso e le altre volte no. Quindi mi ricordo che anche l'assessore Valesini aveva sottolineato che comunque anche per gli addetti ai lavori qualche volta i neologismi, le nuove aggiunte, perché ci sono anche delle new entry in questi acronimi, può creare qualche dubbio. E naturalmente questa è una richiesta sempre collegata alla necessità dei consiglieri, ma anche a chi non è addetto ai lavori, a comprendere i documenti del PGT. Questo è il primo emendamento. Il secondo emendamento tratta dell'osservazione 129 di Italia Nostra, che al punto 10, si sottolinea una riflessione riguardo al parcheggio in zona Monterosso, che da tempo immemorabile è destinato a un parcheggio, e per quanto riguarda questa destinazione sottolinea come nella vicinanza immediata ci sia l'enorme area della Reggiani, e quindi l'indirizzo sarebbe dell'osservante sarebbe quello di cercare di utilizzare quello spazio per i parcheggi necessari alla zona, in modo tale che invece di pavimentare un'area verde si andrebbe a lavorare già su un'area urbanizzata. Poi tra l'altro l'osservazione sottolinea anche che c'è una connessione di verde con il parco Gozis, di cui il PGT prevede comunque un ampliamento e l'inserimento nella cintura verde, e che questa scelta potrebbe essere coerente con l'indirizzo preso per il parco Gozis. E quindi sostanzialmente la proposta dell'osservante, che ripeto è Italia Nostra, è quello che non venga costruito sostanzialmente questo parcheggio. E nella controdeduzione, che arriva a un non accoglimento del punto 11 dell'osservazione, si dice che l'area indicata è correttamente inserita come ampliamento del Parco Regionale dei Colli e caratterizzata come area verde funzionale alla preservazione del patrimonio ecologico ambientale, e si ritiene di confermare tale previsione. Ma in merito all'ambito ex Reggiani si rileva che praticamente l'idea di porre attenzione a una individuazione di parcheggi pubblici in questa zona, e la cui dotazione dovrà tenere anche conto della presenza dello stadio, ma non solo dello stadio, anche della fermata della T2 e delle nuove eventuali, aggiungo io, nuove eventuali costruzioni. Nonostante ciò, però,
la esplicita, dicono le parole letterali, vocazione dell'area ad accogliere servizi pubblici di interesse pubblico anche di rilevanza sovralocale come l'università e dell'obiettivo di connettere l'ambito in questione con il parco Nol, si conferma la strategicità del parcheggio. Ecco, allora, in pratica la mia proposta di emendamento cosa dice? Teniamo conto che possiamo quindi considerare l'area Reggiani, di cui auspichiamo un intervento in tempi più brevi possibili, perché anche di recente, lo sapete, degrado e ripetuti casi di incendio l'hanno coinvolta. E quindi teniamo presente di quest'area. Aggiungo per emendamento una frase alla fine della controdeduzione che potrebbe fare un parziale accoglimento. Perché dico, sarà tuttavia possibile eliminare la previsione del parcheggio in oggetto qualora sia dimostrata sufficiente a tutte le necessità la dotazione realizzata nell'area Reggiani. Quindi, se si faranno parcheggi sufficienti nell'area Reggiani, si potrà mantenere, e per il momento stiamo magari in stand-by, si potrà mantenere verde quell'area. Terzo emendamento. Il terzo e il quarto emendamento riguardano osservazioni della diocesi, ma sono in qualche modo simili e quasi opposti. Il primo, mi fermo al terzo, il terzo emendamento riguarda le osservazioni sui servizi religiosi da parte della diocesi, sottolinea come la Curia chieda la possibilità di svincolarsi dalla destinazione di servizio religioso per alcuni edifici, c'è un elenco di questi edifici che non vengono utilizzati. Allora, questo è stato accolto, ma con una condizione, ossia che il 78% sia residenze a Mercato Libero, ma il 22% riservata a servizi abitativi. La proposta dell'emendamento qual è? È quella di passare a un quarto e tre quarti, cioè un quarto, aumentare al 25% la percentuale dei servizi abitativi e ridurre dal 78 al 75% le residenze a Mercato Libero, anche perché la vocazione comunque della diocesi è ampiamente di carattere sociale. Allora, uno si chiede, questo riguarda la terza, il quarto emendamento, uno si può chiedere come mai qui invece questo emendamento chiede di accogliere parzialmente, di poter vendere concedendo il 40% in edilizia libera, perché qui si tratta di una situazione particolare. Praticamente ci troviamo nella zona di Valtesse Sant'Antonio. Oggi come oggi, nel PGT che stiamo andando ad approvare, l'area è segnalata come EGT SO2. Quindi, diciamo che per quanto riguarda le controdeduzioni, questa richiesta della diocesi che chiede che il 50% degli alloggi che potrebbero essere costruiti in quest'area possano essere venduti a Mercato Libero, a mio parere potrebbe essere cambiata. Perché? Ripeto, la proposta di questo emendamento dice concedere il 40% in edilizia libera e il restante 60% in edilizia convenzionata e o calmierata. Si tratta di aumentare il mix sociale, anche se la proposta di non accoglimento da parte degli uffici che è pervenuta in nostre mani sottolinea come siano importanti le politiche della casa, ma sono convinta anch'io che è importantissimo e che il tema della casa sia uno di quelli fondamentali e che in particolare il sistema di welfare vada perseguito. E quindi sottolinea che c'è necessità di mantenere questo 100% di superficie dedicato a questo obiettivo
dicendo che non è una questione di ghettizzazione. Ecco, in realtà voi conoscete tutti, no, la zona di Valtesse Sant'Antonio, è un ambito urbano in cui ci sono molte, c'è una presenza molto densa di case, quelle che venivano chiamate le case popolari. E quindi ecco questa necessità di un nuovo equilibrio, perché il mix sociale secondo me andrebbe salvaguardato con questa proposta. Salvo poi fare una riflessione precedente e dire che ecco, questo è già stato fatto in maniera definita sul nuovo PGT, quello che era un campo di calcio quindi verde e quindi aria permeabile è stato trasformato in AGTS, ma su questo voglio solo fare una riflessione, ma non proporre nessun emendamento. Quindi l'emendamento, ripeto, chiede di accogliere parzialmente la richiesta di poter vendere concedendo il 40% in edilizia libera e il restante 60% in edilizia convenzionata per favorire il mix sociale in una zona dove già sono presenti molte case di servizi abitativi e dedicate ai servizi abitativi. Ultimo dei miei emendamenti, il quinto, si tratta dell'osservazione 100 prodotta da SMP Parco Fiera. Al punto 2 troviamo il titolo dell'argomento trattato, la fermata ferroviaria di Bergamo Fiera. L'emendamento cosa chiede? Il parziale accoglimento per la parte che riguarda l'auspicio che la previsione evidenziata nelle tavole DDP02 del documento di piano del nuovo PGT allegato G, che riporta con apposita simbologia la possibile localizzazione fermata a Bergamo Fiera, venga introdotta in tempi brevi nel progetto RFI Orio Bergamo di ferrovie nel tratto nuovo Orio-Bergamo, che è già stato appaltato, eventualmente con la variante in corso d'opera allo stesso. Cioè, questo è chiesto dall'osservante, che sottolinea l'importanza strategica per il quartiere di Boccaleone, per lo sviluppo della fiera e per eventuali iniziative della società. Perché faccio questo emendamento? Perché giusto nei giorni scorsi, un articolo dell'Eco di Bergamo, precisamente ce l'ho qua, sabato 6 aprile, diceva: la fiera raddoppia via libera dei soci all'ampliamento. All'interno di questo articolo si legge che il prossimo passo per l'allargamento del polo fieristico sarà la convocazione del tavolo di accordo di programma a cui siede anche il Comune di Bergamo, oltre ovviamente a Provincia, Regione e Camera di Commercio. Ma non solo, più avanti si legge che al tavolo dell'accordo di programma si coinvolgerà anche RFI e letteralmente, tra virgolette, sarà avanzata la proposta di realizzare anche una fermata del treno qui c'è una parentesi, del treno per Orio a pochi metri dalla struttura, a servizio della fiera da noi ritenuta strategica. Ora mi sembra più coerente, visto che appunto è in progetto un accordo di programma di questo tipo a cui il Comune dà la sua adesione e dove si chiede esplicitamente la fermata della fiera, almeno parzialmente accogliere quanto espresso dall'osservante nella osservazione numero 100. Grazie. Grazie consigliera Pecce. Ora la parola alla consigliera Milesi per la presentazione dell'emendamento numero 6. Grazie Presidente. Allora, riguardo alla motorizzazione, siamo nell'ambito Bergamo Ospedale
Premesso, l'attuale strumento di pianificazione della mobilità, il PUMS, ha previsto l'individuazione indicativa di un parcheggio strategico interscambio denominato P10 parcheggio via Grumello per circa 200 posti, pensato per favorire e incentivare l'interscambio modale con i servizi del trasporto pubblico locale, cittadini in particolare con il nuovo servizio strategico BRT Bergamo Dalmine Verdellino. L'originaria previsione di inserimento del parcheggio in interscambio di tali dimensioni, per cui identico al parcheggio di via Grumello, era anche previsto nell'ambito nel piano attuativo del Parco Ovest 2. Però all'interno del confronto che c'è stato rispetto alle riflessioni di matrice urbanistico-ambientale relative alla necessità di minimizzare il consumo di suolo, del comparto e ridurre così le previsioni edificatorie, in tal modo dando spazio alla realizzazione di uno dei, anzi direi, il parco più grande pubblico cittadino con una dimensione di circa 82.000 metri quadrati, la previsione di tale parcheggio è stata pertanto oggetto di un processo di revisione con conseguente riduzione degli spazi, portando alla realizzazione di un parcheggio minore con un dimensionamento che non è paragonabile, non è configurabile come un parcheggio di interscambio. Considerato l'osservazione numero 90 con la quale viene richiesta per il comparto posto in via Martin Luther King, attuale sede della motorizzazione civile, la riclassificazione urbanistica in ambiti urbani a medio grado di trasformabilità della mixité MGTM o altro ambito omologo ritenuto compatibile al fine di determinare la possibilità di mantenere l'utilizzo in atto e al contempo di procedere alla sua riqualificazione qualitativa e funzionale in caso di dimissioni dell'attività stessa, che è stata spiegata sia in terza commissione consigliare dall'assessore e dagli uffici e sia ieri sera durante la presentazione in quest'aula, considerata la relativa proposta di controdeduzioni con la quale si ritiene di classificare nel piano delle regole l'ambito oggetto di segnalazione in virtù della sua consistenza territoriale, quale ambito ad elevato grado di trasformabilità, soggiacente alla normativa dell'articolo 59 dell'NTA del piano delle regole, si propone che venga prevista nel comparto posto in via Martin Luther King, attuale sede della motorizzazione civile, la localizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio in considerazione della vicinanza con la fermata Bergamo Ospedale. Tale parcheggio avrebbe lo scopo di promuovere l'interscambio modale con il sistema ferroviario e incentivare l'utilizzo di tale importante linea di trasporto pubblico per raggiungere il centro cittadino. Inoltre, tale parcheggio potrebbe configurarsi come supplemento nell'offerta di sosta per gli utenti della vicina struttura ospedaliera, consentendo in tal modo di alleggerire la pressione sui parcheggi limitrofi. Grazie. Grazie, consigliere Milesi. Ora la parola al consigliere Cecci per la presentazione dell'emendamento numero 7. Allora, l'emendamento riguarda l'area colognola che è occupata dalle suore che in questo momento utilizzano l'edificio vecchio che hanno a disposizione come, diciamo, casa di riposo con valenza religiosa, cioè non è una vera e propria socioassistenziale, perché i requisiti di una casa di riposo per religiose ha dei requisiti inferiori rispetto a una vera e propria casa di riposo dal punto di vista socioassistenziale. Quindi, nell'ottica di un progressivo abbandono di quell'edificio e nell'ottica di valorizzarlo per poter investire le risorse altrove, è stata fatta una richiesta che passerebbe dalla destinazione socioassistenziale
a una destinazione socio-sanitaria, al netto delle problematiche relative al verde e al parcheggio che non fanno parte di, diciamo, di questa discussione, perché quando si entra nel progetto esecutivo o comunque nei dettagli sarà un problema che non riguarda per ora la destinazione. Quindi a fronte di questa dismissione e valorizzazione di questo immobile è stata fatta dalle suore questa richiesta, ovvero di passare dal socio assistenziale, che prevede, come dice la parola, attività di cura e fondamentalmente di assistenza, a quello socio sanitario, che appunto prevede anche l'erogazione di livelli speciali, non necessariamente un ospedale, una clinica, ma l'erogazione di attività, esami e quant'altro che rientrano a titolo completo nell'attività cosiddetta sanitaria. Qui si entra in un cortocircuito perché assumendo anche informazioni presso Regione Lombardia e presso esperti del settore, arriviamo alla questione principe, cioè se io non ottengo la destinazione socio-sanitaria, nella quale ci sta eventualmente anche la socio-assistenziale perché è leggermente inferiore, io non avrò mai una struttura che potrà essere accreditata da Regione Lombardia, e l'accreditamento corrisponde semplicemente alla verifica degli standard di qualità, quindi sulla possibilità di erogare alcuni livelli essenziali di prestazioni. Quindi se io non ho la destinazione a socio sanitario non posso rivolgere la domanda alla Regione per quanto riguarda l'accreditamento. Questo secondo l'articolo 118 della legge 118 del 22, che vuole la concorrenza appunto tra pubblico e privato, e non posso ottenere eventualmente il convenzionamento e la contrattualizzazione, che è un passaggio successivo. Cioè una struttura può essere accreditata, cioè avere degli standard qualitativi che la Regione richiede per esercitare l'attività sociosanitaria, e passaggio successivo questa struttura può essere anche convenzionata, cioè praticamente contrattualizzare le prestazioni che sono a carico del servizio sanitario. Quindi nel momento in cui il Comune non mi dà la destinazione sociosanitaria, io non posso né accreditarmi, quindi far valutare gli standard, e neanche convenzionarmi. Quindi nessuno vuole fare in quella sede, a parte che la legge 118-22 vuole proprio questo, vuole che le strutture entrino in concorrenza, ci siano alti livelli di prestazioni e quindi ci sia nel privato quella concorrenza che oggi sappiamo non c'è. Quindi la legge 118 ha avuto proprio il pregio di mettere in concorrenza tutte le strutture private. Non si vuole, con la richiesta fatta dalle suore, avere un ospedale o una clinica. Non è quello il tema per ora, assolutamente. Il primo tema è di valorizzare un'area e un edificio che sicuramente col tempo, l'età chiaramente, quindi dicevo l'età, e sarò velocissimo, cresce per tutti, e quindi sarà un edificio che piano piano si svuoterà. Si svuoterà, e se gli viene data la valenza di socio sanitario avrà la possibilità prima di tutto di esercitare l'attività socioassistenziale, ma di inserire anche un centro, per esempio polispecialistico, dove possono, senza essere ospedale e clinica, essere erogati tutti i servizi sanitari possibili. Quindi senza la famosa socio-sanitaria, che è la destinazione d'uso, non sarà mai possibile né l'accreditamento e neanche il convenzionamento. Perché? Perché il socio-assistenziale è riduttivo ed è solo destinato alla casa di cure. Quindi quando l'assessore ha spiegato, ci ha detto ma potremo fare una cosa successiva, la risposta è non è possibile. Perché?
perché la regione prima vuole vedere la struttura e la destinazione urbanistica a socio sanitario, e quando ha visto la destinazione vuole vedere gli standard, e dopo che ha visto gli standard, se va bene, ti fa il convenzionamento. Quindi la risposta di dire ma guarda tu che nel socio assistenziale puoi inserire anche eventuali centri polispecialistici, ospedali, eventualmente cliniche, perché no? Dico, in un futuro, beh, la risposta è che in questo momento puoi fare solo eventualmente un ambulatorio, ma non puoi fare da qui, scusa, ai prossimi 5 o 10 anni eventualmente una clinica o qualcosa di più di una clinica. Quindi quando vai in regione ti dicono hai la destinazione d'uso? Se non hai la destinazione d'uso, l'edificio attrezzato, non ti fanno né l'accreditamento e né il convenzionamento. Quindi resti semplicemente socio assistenziale ed eventualmente socio assistenziale di natura. Grazie. Ora chiedo alla consigliera Pecce di presentare l'ordine del giorno collegato numero 1. Prego. Quest'ordine del giorno prende in esame l'area tra via Rovelli e la ferrovia di proprietà della famiglia Coffari, che nel vecchio PGT, ossia nel PGT vigente, aveva 17.500 metri quadri di SLP e prevedeva 11.000 metri quadri di edificazione privata. C'era anche l'indicazione del palazzetto dello sport. Nel PGT in adozione, l'area Coffari viene identificata nel piano dei servizi, individuazione aree di compensazione servizi di progetto. E è intenzione dell'amministrazione mettere, ci è stato anche spiegato dettagliatamente durante le commissioni, di mettere a disposizione la suddetta area per il Luna Park, per una diciamo sorta di effetto domino, perché espropriando questa area alla famiglia Coffari si può liberare la superficie dell'ex macello, che è utile per l'allargamento del mercato ortofrutticolo. Nell'area in oggetto, in ossequio al principio del risparmio di suolo, nel PGT in approvazione la volumetria prima prevista è stata completamente azzerata, perché volumetria su area verde. In questa zona sorge la seicentesca Villa della Gargana, che in effetti ha un suo senso, perché praticamente era la sede dei proprietari che allargavano appunto le loro zone agricole dalla zona di Boccaleone fino al confino a Seriate. Per una serie di espropri che sono avvenuti in modo graduale, la proprietà è stata erosa. Quali sono stati questi espropri? Non li elenco in ordine cronologico. Comunque c'è stato l'esproprio per la costruzione della fiera, c'è stato l'esproprio per la costruzione del centro zooprofilattico, un altro ancora molto antico, tra virgolette, riguarda nell'ambito dell'Europan, quella zona dove è sorto il mercato Esselunga, ce l'ha spiegato bene anche ieri l'assessore Valesini, e altro esproprio ha riguardato proprio la zona per la costruzione di parte del mercato ortofrutticolo, di parte della strada di Via Rovelli e di quella piazzola asfaltata che accoglie le roulotte e in passato ha accolto anche i Rom, anche le roulotte dei Rom. Questo spiazzo, ecco, questo non l'avevo colto neppure io prima di farci un'ulteriore riflessione. Questo spiazzo, che ora è di proprietà del Comune, per cui il Comune dice devo espropriare soltanto quel pezzo di prato a sud della piazzola che è già di nostra proprietà, ecco, questo spiazzo in effetti è frutto di un precedente esproprio sempre alla stessa famiglia. Ricordiamo che comunque
sempre per quanto riguarda queste proprietà, l'area verde adiacente alla villa è stata occupata per anni dalla comunità Rom, che vi ricorderete appunto anni fa si era insediata costruendo baracche abusive. Una serie di considerazioni. Innanzitutto l'area giostre verrà comunque asfaltata, quindi non c'è più questa salvaguardia del verde e quindi dell'area a cui per il momento vengono tolte le volumetrie, ma perché anche senza volumetrie avremo consumo di suolo e impermeabilizzazione del suolo. L'altra considerazione, correggetemi se sbaglio, mi risulta che il valore dell'area che dovrebbe essere espropriata sarà comunque valutato con la classificazione che aveva vecchio PGT, quindi come area fabbricabile. E in più diciamo che la sede dell'attività del Luna Park si va ad avvicinare alla zona di particolare sensibilità paesaggistica e con una validità storico-culturale che è rappresentato dalla Villa della Gargana. E quindi, come hanno sottolineato anche tra l'altro due osservazioni, una di Italia Nostra e una del Comitato di Boccaglione, c'è una stridente vicinanza tra le due realtà urbanistiche. E sia Italia Nostra che il Comitato di Boccaglione chiedevano appunto una revisione quindi di questa scelta. L'assessore Valesini ha raccontato sia in commissione sia in consiglio che erano state fatte diverse ipotesi che non sono poi finite bene, non sono andate a buon fine. Quindi il centro servizi no, perché i paesi limitrofi hanno posto un assoluto diniego a un'ulteriore implementazione del traffico con la presenza del Luna Park. Apro una parentesi, che poi il Luna Park è a livello provinciale e poi l'assessore parlava di 2 mesi l'anno comunque. Comunque si è chiuso il discorso. Parco Fiera si era dichiarato disponibile e aveva preparato un progetto che riguardava tutta la fascia esterna verso la fiera, dove era stato possibile collocare una superficie adatta per la fiera, ma anche qua non è andato a buon fine questo progetto. Per quanto riguarda la ex Fervet, si è detto che è troppo oneroso pensare a un esproprio dell'ex Fervet che ha già delle attività in essere. In realtà le attività in essere non ci sono quasi più, se non sbaglio sono state sfrattate e già hanno eseguito il trasferimento, se non tutte, quasi tutte. Di certo c'è una volumetria, però fino al vecchio PGT c'era la volumetria anche sull'area che stiamo trattando di proprietà Coffari. E quindi una riflessione è questa. I proprietari di questa zona hanno sofferto particolarmente per una serie di espropri che ho abbondantemente spiegato. E un'ulteriore azione di acquisizione per pubblica utilità potrebbe essere configurata come una sorta di accanimento da parte del Comune, cioè è uno spolpamento a rate che sta avvenendo ormai da decenni, ma che ha ormai eroso completamente questa proprietà. E quindi la richiesta è quella di approfondire se l'area dedicata al Luna Park possa essere allocata. Lega la frase. Di approfondire se l'area da dedicare al Luna Park possa essere allocata in altra sede anche presso un comune limitrofo o comunque di provare ad approfondire ulteriormente questa tematica. Grazie. Grazie, consigliera Pecci. Bene, completata la presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno collegato, inizia ora il dibattito. Quindi chi vuole intervenire prende la parola. Procediamo con
dibattito naturalmente che comprende le due delibere, gli emendamenti e l'ordine del giorno, cioè un dibattito diciamo complessivo. Prego. Se nessuno interviene chiudo il dibattito, io passo oltre, non c'è problema. Grazie consigliere Tentorio, prego. Grazie Presidente. Abbiamo sinceramente sperato che le osservazioni aiutassero a migliorare questo progetto di PGT. Dobbiamo invece constatare che non cambia quasi nulla, se non piccole modifiche marginali o qualche frase generica. E sì, che alcune osservazioni erano molto autorevoli e complete ed avrebbero meritato più considerazioni. Vedi a titolo esemplificativo quella degli ordini professionali dell'ANCE. Ci permettiamo quindi di ripercorrere il nostro documento mantenendo la stessa successione dei temi, integrandolo con l'analisi delle modifiche in seguito alle osservazioni. Parliamo di consumo di suolo. Abbiamo già detto che condividiamo la finalità di ridurre il consumo di suolo libero e di aumentare la permeabilità, come prescritto dalla legge regionale del 2014, a cui l'amministrazione si adegua solo all'ultimo momento, dopo 10 anni. Per questo ci fa sorridere la sintesi fatta dall'assessore del parere di Regione Lombardia. Evidenzia gli aspetti innovativi introdotti dal nuovo PGT rispetto allo strumento vigente, quali la scelta di ridurre il consumo di suolo, l'introduzione dell'indifferenza funzionale, l'adeguamento alla pianificazione e programmazione sovralocale. Insomma, tutti questi argomenti erano innovativi nella legge regionale del 2014 o precedenti. Non lo sono più tanto dopo un decennio impiegato da Bergamo per adeguarsi a quelle innovazioni. Ci sarebbe piaciuto che nell'esecuzione del compitino di adeguamento ci fosse stata qualche parte veramente innovativa, inventata a Bergamo. Per esempio, avevamo richiesto che ci fosse una norma dedicate ai parcheggi a raso per incentivarne la sostituzione con parcheggi sotterranei tutte le volte che si presti l'occasione di rinnovo di edifici. Questa pratica, sintetizzata da un albero in superficie o di 2 stalli messi sottoterra, consentirebbe, a mio parere, veramente di aumentare le aree verdi dentro la città e di accrescere la permeabilità del suolo. Già, ma cosa si pretende dall'amministrazione che fa un nuovo palasport e lo contorna di un bel parcheggio a raso di qualche centinaio di auto? Parliamo di cintura verde e parco dei colli. Non cambia nulla. Noi avevamo argomentato che la cintura verde va preservata e eventualmente aumentata, così com'è area agricola, e che il verde va esteso dentro la città, non solo fuori. Oltretutto si assicura che la maggior parte di queste aree risulta già sottoposta a procedura paesaggistica, ai sensi dell'articolo 9 del PTC del Parco dei Colli. Perché è dunque così urgente mettere queste aree nel Parco dei Colli per aumentarne la tutela paesaggistica? Le osservazioni contro l'ipotesi di Parco Piano dei Colli sono state tutte rigettate. Ci dispiace quindi ripeterne le critiche fatte in sede di adozione. Il Parco dei Colli ad oggi non garantisce affatto la manutenzione delle aree incolte. Lo testimoniano le boscaglie di Castagneta, un breve giro sul sentiero roccolino, i 160.000 euro stanziati per ripristinare il sentiero dei Vasi, che era inagibile. Ma perché il sentiero dei Vasi ha richiesto opere così rilevanti? Perché nessuno da tempo fa manutenzione. Il capo del gruppo degli alpini di Bergamo di Sura aveva dichiarato lo scorso luglio: un tempo la manutenzione dei Vasi era uno dei nostri lavori di volontariato, ricorda il capogruppo di città Alta Raffaele Scuri. Poi il sentiero è passato sotto la gestione del Parco dei Colli. Speriamo che la cintura verde non faccia quella fine. Di sicuro però preferiamo bei campi coltivati con il trattore da un bravo contadino alla sterpaglia che domina indisturbate in tutte le aree pubbliche del parco. Nessun esproprio, ma vediamo elucubrazioni su coltivazioni innovative a chilometro zero e di nuovi modelli di partnership pubblico-privata per la gestione di aree agricole. Regime normativo teso primariamente alla conservazione dei manufatti e degli edifici esistenti. Siamo sicuri che alla fine il contadino non si scocci e se ne vada? In questo capitolo dobbiamo anche segnalare una chicca, una piccola testimonianza di come la Giunta consideri i cittadini. A molte osservazioni che chiedono di eliminare o ridurre l'ampliamento dei parco dei colli, l'amministrazione risponde: la proposta di PGT fa proprio le indicazioni trasmesse dall'amministrazione in ordine alla proposta del Parco dei Colli.
ipse dixit, o meglio, forse più appropriato, il celebre Marchese del Grillo, Io so io, il Curtular Trail. Ricordiamo che era un pilastro del PGT, uno degli aspetti più rivoluzionari, che avrebbe dovuto dare un significativo complessivo a tutto il piano. Nessuno ne parla, né pro né contro. Irrilevante. Altezze edificabili, compensazione e vista di Città Alta. Uno degli aspetti di questo piano che abbiamo più duramente criticato, che ha ricevuto tante osservazioni. Molti rilievi degli ordini professionali sono stati originati dall'eccessiva discrezionalità nel valorizzare i diversi interventi di compensazione e nel tradurli in incremento di edificabilità. In questo senso è intervenuta anche Regione Lombardia, che con numerose richieste di modifica e revisione. Onestamente non ci pare che le modifiche cambino la situazione, semmai complicano ancor più i calcoli. Né che serva granché la magistrale aggiunta della frase: l'altezza degli edifici dovrà essere definita attraverso una lettura di ampio respiro del contesto edilizio ed urbanistico di riferimento, del rapporto visivo con gli scenari collinari e Città Alta, nonché del ruolo simbolico e identitario rappresentato dall'ambito di riferimento. Quanto ampio respiro? Visto che prima abbiamo citato Sordi, adesso ci viene in mente Tognazzi con la super cazzarola di Amici miei. Ma è cazzola di Amici miei. Ma battuta a parte, rimane il problema di fondo. Le altezze edificabili sono fondamentali, non solo in fase di costruzione di un qualsiasi edificio, in cui è già prevista l'interlocuzione con gli uffici. Sono l'elemento base per valutare una proprietà, per stabilire la divisione di una successione, per chiedere un mutuo. Siamo convinti che con questo PGT tutto diventerà, ahimè, più indeterminato. Si pensi alle compensazioni e discrezionale. Sono pronti gli uffici a rispondere a tutte le domande e ricorsi dei cittadini? Ma poi, stante che bisogna fare un ampio respiro e bisognerebbe maggiormente coinvolgere il Consiglio Comunale, una domanda precisa. Per quanto riguarda Bergamo Sud, quali sono le altezze previste? E già che siamo sull'argomento, visto che la Regione chiede di approfondire le analisi trasportistiche di Porta Sud, anche in riferimento al trasporto pubblico locale, non è il caso di rivedere tutto il contesto del progetto della nuova stazione, che parla solo di attraversamenti pedonali? Parliamo di dorsali di rigenerazione. Altro argomento che avevamo valutato negativamente. Qualcuno adesso ha obiettato che sia legittimo concedere l'apertura di medie strutture di vendita solo entro una distanza dalla stazione di tram, bus e BRT e simili. Ovviamente gli si risponde che è giusto così, per promuovere la mobilità sostenibile anche per la fruizione di funzioni commerciali. Noi avevamo contestato in modo analogo ma più esteso che lo sviluppo della città possa essere vincolato al percorso dei mezzi pubblici, deciso dall'amministrazione stessa. E i quartieri che vengono tagliati fuori? Bisogna attendersi che i valori degli immobili ne siano condizionati, quelli entro i 250-500 metri dalle fermate dei bus e tram varranno di più, gli altri varranno invece meno. Un comune attento agli interessi dei cittadini, anche per mettersi al riparo da parte di ricorsi giudiziari, avrebbe semmai pensato a qualche misura di compensazione, per esempio a titolo esemplificativo una riduzione dell'IMU per chi è fuori dalla dorsale di rigenerazione. Qui niente, si va avanti imperterriti. In conclusione, avevamo molto criticato questo progetto di PGT, anche con molti altri argomenti, ma non perdiamo tempo a ripeterli, ci fermiamo qui. Registriamo che il piano, a nostro parere, non è affatto migliorato, malgrado l'occasione di numerosissime osservazioni. Viene approvato all'ultimo minuto, dopo un ritardo dell'amministrazione, che nel frattempo ha operato scelte concrete largamente difformi dagli obiettivi di questo PGT, anche degli ultimi mesi. Pertanto voteremo convintamente contro questo PGT che non ci piace né per come era ora né per come è stato modificato. Grazie consigliere Tentorio. La parola alla consigliera Coter. Grazie Presidente. A mio parere il PGT in discussione manca dell'ampia visione e del respiro che caratterizzano
i vecchi piani regolatori, i documenti, i progetti dei grandi architetti che si sono dedicati alla tutela della città di Bergamo fin dal secondo dopoguerra. Mentre altrove si demoliva e si ricostruiva senza criterio, qui a Bergamo si è sempre tutelato il territorio e la città. E il criterio della tutela, anche in altezza, ha sempre prevalso, anche andando contro le tendenze dell'epoca. Questo PGT sembra invece trasformare la pianificazione in una sorta di mercato degli indici, preoccupandosi più dei dettagli contrattuali di sapore quasi commerciale che della visione urbanistica d'insieme volta alla tutela del territorio. Manca la protezione del tessuto e delle caratteristiche della città, mostrando piuttosto un approccio commerciale, non vorrei dire affaristico, che non lascia un segno significativo nella storia urbana, secondo me, di questa città. Il registro dei diritti edificatori riflette questa visione frammentata della città, dove i diritti edificatori diventano merce da scambiare, acquistare, speriamo anche non vendere in futuro, in base a parametri di sviluppo che vengono contrattati dalle parti, ovvero il comune e le ditte costruttrici. Questo approccio, incentrato sugli indici, sulle regole morfologiche, secondo me diventa un po' inappropriato, specialmente quando si permette ancora adesso, in questa fase, un aumento dell'altezza degli edifici in prossimità di luoghi sensibili con altezze ridotte. Mi riferisco, per esempio, a quello che è stato il cambiamento nelle osservazioni di quei casi di vicinanza di edifici molto bassi, come quello dell'asilo. Positivo stabilire limiti, ma dovrebbero essere limiti inferiori e non superiori. Inoltre assegnare indici minimi anziché massimi e permettere arrotondamenti in eccesso anziché in difetto sono decisioni che io non riesco ad approvare, che peggiorano un piano per me già poco convincente dal punto di vista dell'eccessiva discrezionalità. Il registro dei diritti edificatori in sé e le correzioni proposte rappresentano un peggioramento rispetto al piano che abbiamo visto nella fase precedente, dal punto di vista proprio della visione protettiva a lungo termine della città. Bene invece quelli che sono stati i limiti, mi sembrano anche ovvi nel caso di edifici molto alti, quali campanili, torri e quant'altro. Problema di metodo. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori per informare i consiglieri di minoranza sulle decisioni prese dalla maggioranza, vorrei sottolineare due cose. Prima di tutto, i documenti sono stati consegnati in ritardo, una pratica che purtroppo sembra essere diventata abituale. Tuttavia, i documenti così importanti non possono essere trattati alla stregua di altre delibere. Noi dobbiamo considerare che stiamo discutendo di un piano di governo del territorio e non di questioni minori. Questo lo dico perché abbiamo fatto commissioni dove in 2 ore sono state presentate dei documenti estremamente importanti e l'assessore, quando ci siamo lamentati, ci ha anche risposto: facciamo anche altre commissioni, minimo si arriva a 2 ore, però secondo me un conto è parlare di un piano delle regole a mezz'ora, dalle 8, dove dopo aver sentito tutta una presentazione del PGT, un conto è parlare magari del marciapiede rotto nella tale via, cioè bisogna dare anche un attimo l'importanza e considerare anche la curva d'attenzione di chi è presente. Questo piano è cruciale sia per l'approccio generale alla pianificazione territoriale sia per le regole che implicherà. Inoltre questo ritardo e questa rincorsa alla chiusura preelettorale non offre ai consiglieri non professionisti come me di questo settore la possibilità di comprendere appieno i meccanismi alla base della costruzione del piano, intervenendo in tempo con eventuali correttivi. Per presentare i dettagli del piano delle regole, dicevo sia in commissione che in consiglio, è stato utilizzato un tempo limitato che a mio parere poteva essere meglio organizzato aggiungendo qualche incontro. Sembra che si voglia approfittare dell'urgenza per evitare una comprensione approfondita dei processi in atto. Tuttavia credo che questa carenza organizzativa non sia dovuta a un tentativo di nascondere qualcosa, ma piuttosto proprio una difficoltà metodologica che fa capo all'organizzazione delle esposizioni conoscitive di lavoro.
E questo è preoccupante considerando che le decisioni prese in merito a questo piano rimarranno nella storia della città, a differenza di interventi minori, come appunto dicevo prima e portavo ad esempio la manutenzione stradale, che a volte hanno visto in proporzione maggiore trattazione in commissione. Pertanto ritengo che sarebbe stato necessario ampliare il coinvolgimento e la partecipazione il più possibile. Spesso è stata criticata sui giornali la mancanza di appoggio dell'opposizione durante l'adozione di questo piano di governo del territorio. Tuttavia, adottando un approccio così affrettato, è impossibile incentivare con partecipazione da parte dell'opposizione. Non possiamo chiedere di partecipare ciecamente quando si è sempre di corsa e non si dispone del tempo necessario per esaminare documenti molto complessi con attenzione. Non possiamo quindi basare la nostra valutazione solo sul confronto con le modalità di adozione e approvazione del precedente piano di governo del territorio, spesso richiamate in causa dall'assessore durante le lamentele dei commissari di opposizione per giustificare l'organizzazione dei lavori, perché non è detto assolutamente che le precedenti siano state le modalità migliori da copiare. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti, anticipo che sono favorevole alle proposte presentate dalla consigliera Pecce, soprattutto gli emendamenti dall'1 al 4, perché il 5 mi devo riservare, come quello della consigliera Milesi, di rileggerlo. E quindi per ciò che concerne sia gli acronimi, credo che sia necessario dare uno strumento di miglior comprensione a chi si vuole avvicinare e non è nel campo specifico e si vuole avvicinare alla comprensione di questo strumento, di questo documento, così anche come la numero 2 e anche su quello che riguarda i servizi religiosi, quindi quegli aumenti di percentuale proposti. Insomma, mi sembra che, vista anche la propensione tipica, la missione di quelli che sono i servizi religiosi della diocesi verso la cura della comunità, possano essere anche ben accetti nel loro aumento. Grazie. Grazie consigliera Cotter. La parola alla consigliera Pecce. Buonasera a tutti, ci siamo. PGT in approvazione. Inizio con un riconoscimento all'impegno intellettuale e fisico dell'assessore Valesini, che si è speso anche ieri, purtroppo a mio parere per una causa sbagliata, di fronte a un'aula distratta sul tema del PGT. E grazie ai dirigenti e funzionari e tecnici che hanno lavorato duramente e decisamente sotto stress in questo periodo. Il tutto però, lo ripeto, per una causa sbagliata. Ho scritto questo intervento sottolineando alcuni punti. Appunto, il primo è: questo PGT una scelta sbagliata. Poi passo a modalità del procedimento a singhiozzo con corsa finale, la fretta. Terzo paragrafo, rischi e conti in sospeso. Quarto paragrafo, errori di fondo del PGT che restano. Quinto, contraddizione con gli obiettivi dichiarati. Sesto, conclusioni, un no deciso. Questo PGT è una scelta sbagliata. Arriviamo all'approvazione di questo tormentato PGT che ha preso inizio 3 anni e mezzo fa con l'amaro in bocca. Io personalmente con l'amaro in bocca. Personalmente sono convinta che abbiamo tra le mani una patata bollente che non farà bene all'urbanistica dei prossimi 10 anni della città di Bergamo e che già si porta in groppa strascichi da tribunale. Sulle modalità del procedimento che definisco a singhiozzo con corsa finale, in cui la fretta è stata dominante, devo dire che il parto è stato difficile, con una gestazione che dopo gli incontri informativi con i quartieri si è inspiegabilmente bloccata per 2 anni, nonostante il coinvolgimento di luminari accademici di Venezia. O forse è stato proprio la mancanza di conoscenza del territorio da parte di chi è stato chiamato in causa che ha fatto scomparire il PGT dalle cronache della città e dall'interesse del Consiglio. Di certo, poi c'è stata un'accelerazione esagerata e a mio parere perniciosa, perché ha generato una congestione di lavoro che si è creata tra gli addetti ai lavori.
perché c'è stata una mancanza di continuità di un dialogo con il territorio che si era aperto prima all'inizio, ma prospettato fin dall'inizio, e poi non si è più concluso. E per la stesura di un documento così importante che alla fine appare disomogeneo e non sempre chiaro. Il tutto perché? Per arrivare a licenziare il nuovo PGT sul filo del rasoio prima della scadenza del mandato, con una scelta che dal punto di vista etico non è condivisibile. Cioè, di fronte alle difficoltà dei tempi stretti, questa amministrazione avrebbe dovuto prendere atto che per onestà politica ci si doveva fermare all'adozione, ma fatta ovviamente nei termini utili per usufruire dei 150 giorni previsti per completare l'iter in tempo di elezioni. Tutta questa fretta ha causato difficoltà ai consiglieri, ne accennava prima bene anche la collega Coter, che si sono trovati documenti da studiare, osservazioni, controdeduzioni e regolamenti, il giovedì santo, alla sera, mentre la commissione era già stata fissata per il martedì dopo Pasquetta. Le osservazioni prima erano in ordine di deposito, divise per gruppi tematici, le abbiamo trovate sulle slide il martedì e anche il mercoledì, perché intanto i tecnici erano al lavoro. Ancora oggi siamo a chiedere, come chiedevo prima, come ha relazionato il Presidente Roto, un elenco più dettagliato riguardo alle richieste dell'osservante. Capitoletto rischi e conti in sospeso. Dunque, con grande fretta si è proceduto con questo PGT dove la discrezionalità, questa discrezionalità che a me non piace proprio, dilaga e apre la strada al fatto che a decidere sulle sorti urbanistiche di Bergamo sarà il politico di turno. D'altra parte, questo PGT non ha più le famose schede, quelle che segnalavano precisi paletti e obiettivi per ogni ambito. Al contrario, si affida all'interpretazione del documento e alla contrattazione intervento per intervento. Quindi tutto questo può creare una situazione di estremo disagio sia per gli attuatori che vedono profilarsi un destino incerto e complicato e si affidano anche un po' alla buona sorte, sia per gli uffici perché non permette ai dirigenti e ai funzionari di sentirsi tutelati in assoluta certezza. Quello che sta avvenendo a Milano in questi giorni è di monito. Si parla di una nuova Tangentopoli a causa delle inchieste che hanno investito l'assessorato all'urbanistica, con decine di indagati fra funzionari e dirigenti. La magistratura torna a fare i conti con una città dove si costruisce con una normativa immobiliare a strumenti semplificati e spesso le problematiche nascono dall'interpretazione delle norme che lasciano adito a molti dubbi. I troppi rischi di finire sotto inchiesta di fronte a norme a maglia larga hanno portato alla protesta di tutto l'assessorato all'urbanistica di Milano, con 140 dipendenti pronti a dimettersi in massa. A me sembra che questo sia un campanello d'allarme anche per noi, perché abbiamo un PGT che fa della semplificazione, che io intendo come allargamento delle maglie, una bandiera. I regolamenti per spiegare come applicare ciò che è scritto nel PGT sono due. E tra l'altro sono in discussione stasera con la solita fretta, perché c'era stato promesso che li avremmo votati con calma tra adozione e approvazione del PGT. Comunque si tratta del regolamento del registro dei diritti edificatori e del regolamento per l'attuazione del PGT, che dovrebbero chiarire i procedimenti, ma non mi pare che semplifichino in senso positivo. Ad esempio, porto la trascrizione dell'articolo sulla monetizzazione dell'edilizia sociale quando l'operatore non realizza la quota prevista del 12%. Sentite tra virgolette. In questo caso la monetizzazione è pari al doppio della differenza tra il valore del canone libero registrato in quello stesso ambito nell'ultimo semestre utile dell'Agenzia delle Entrate e il valore minimo del canone concordato così come indicato nell'accordo territoriale vigente, moltiplicato per i metri quadri di superficie previsti. Il valore ottenuto viene poi moltiplicato per il numero teorico di anni di durata della convenzione stabilito in 20. Lascio a voi la riflessione in merito. Come se non bastasse, questo PGT scotterà nelle mani di chiunque si troverà a governare nella prossima amministrazione, anche per un'altra ragione, perché
già prima dell'approvazione sono partiti ricorsi e denunce per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione e gli espropri, e altri sicuramente ne partiranno. I temi più caldi sono Parco Fiera, con l'azzeramento delle volumetrie di un piano abbondantemente preannunciato e contrattato con il Comune. Porta Sud, che nel bando mostra una valutazione delle aree in vendita largamente inferiore a quanto ritenuto dal denunciante. E la questione dell'allargamento del mercato ortofrutticolo, che produce un ulteriore esproprio nei confronti di una famiglia che da decenni subisce espropri e che con l'ultimo PGT è stata privata dei precedenti diritti edificatori. Questa amministrazione, con l'approvazione del PGT fatta in questi termini e così di corsa, si prende piena responsabilità di quello che ne potrà derivare, senza contare il fatto che se i responsi e le sentenze del Tribunale daranno torto al Comune, l'80% del PGT verrà azzoppato. Passiamo a errori di fondo del PGT che restano dopo le osservazioni. Era un po' quello che diceva anche la collega Tentorio. Sostanzialmente questo PGT, anche dopo l'accoglimento di parte delle osservazioni, rimane con quelli che noi riteniamo errori di fondo. In primis, e ci risiamo, l'eccessiva discrezionalità, però con esautoramento del Consiglio nel suo ruolo pianificatorio. L'assessore Valesini ieri si è premurato di informarci con tanto di nuova slide che su questo tema non cambia molto tra vecchio e nuovo PGT, perché se un piano non è conforme passa al vaglio del Consiglio. Però non siamo nati ieri, assessore Valesini. I piani saranno praticamente tutti conformi, perché prima avevano come riferimento dei punti precisi, le schede, i riferimenti volumetrici, eccetera. Adesso non avranno più queste precise prescrizioni, ma saranno frutto di una contrattazione. E perché inoltre è previsto come prassi il permesso di costruire convenzionato, che la legge 12 cita come eventualità. Quindi il Consiglio lavorerà assai poco, molto meno di adesso. E a proposito di discrezionalità, io confesso non sono in grado di valutare la validità delle regole di incentivazione o le percentuali. Comunque, questa contrattazione alla maniera araba non mi convince, e neppure mi convince la discrezionalità sulle altezze con quella famosa regola morfologica, soprattutto nelle zone dove non è possibile un confronto con edifici circostanti e dove si dimanda tutto al piano attuativo. A me quando si dice così viene subito la pelle d'oca. E qui, come ho già detto in commissione, viene da pensare all'immenso ambito di Porta Sud con grande preoccupazione. Anche se l'assessore Valesini ci ha accennato al fatto che non creeremo un quartiere della Défense parigina, è vero che nell'accogliere alcune osservazioni si è mostrato un po' più di attenzione al contesto e al visuale di Città Alta. Vi ricordate che avete accettato le osservazioni del parco? Ma a ulteriori richieste, ne ho fatte io proprio anche in commissione, sulle garanzie di altezze visuali in Porta Sud, l'assessore ha anche portato avanti una riflessione che ci ha ripetuto che non si può condizionare troppo questo ambito. La discrezionalità di volumetrie e di altezze è, a mio parere, più pericolosa che avveniristica e futuribile per uno sviluppo della città. E non a caso finora i piani regolatori e i PGT hanno volumetrie e altezze prestabilite. Allora, paragrafo, contraddizione con gli obiettivi dichiarati. Allora, tutti questi ragionamenti mi fanno anche pensare che gli obiettivi del consumo di suolo e della valorizzazione e potenziamento della tutela delle aree di valenza culturale e paesaggistica siano un po' obiettivi bufala. Per esempio, è un po' parlare tra sordi quando si parla di impermeabilizzazione del suolo dello scalo, e anche le osservazioni ne hanno trattato. Disquisire sul significato della definizione di suolo urbanizzato è come discutere del sesso degli angeli, mentre è chiarissimo che la permeabilità della zona andrà stravolta con la cementificazione. Sempre parlando di Porta Sud,
anche dopo le osservazioni e dopo i dubbi espressi dal Consiglio di minoranza, dei consiglieri di minoranza, resta anche il nebuloso progetto di un campus di cui abbiamo capito che non ci sono risorse economiche pubbliche, l'abbiamo visto, non ce ne sono, la provincia non ha soldi, però resta il pericolo di consumo di suolo legato agli inevitabili, a questo punto, investimenti immobiliari a cui ci si deve affidare. Quindi anche qui pericolo consumo di suolo. E tanto per sottolineare un'ulteriore contraddizione con gli obiettivi riguardo alle aree di valenza culturale, colpisce che, nonostante le autorevoli osservazioni dell'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri d'Italia Nostra, non si sia voluto accogliere, questo è grave secondo me, se non molto parzialmente, l'invito a non disperdere l'immenso patrimonio dell'inventario dei beni culturali, del catalogo dei beni culturali, il piano particolareggiato di Città Alta, il piano dei borghi storici, li si è relegati nel sito del Comune senza dare loro l'ufficialità di un allegato al PGT. E ci si doveva dare l'obiettivo di un aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda il piano particolareggiato di Città Alta, come peraltro sembrava fosse orientamento degli stessi uffici e della stessa amministrazione solo un paio di anni fa. Ma comunque la poca attenzione alla storia e alla cultura della città la si vede anche nell'approssimazione in cui questo PGT tratta il tema UNESCO. Un richiamo viene da un'osservazione anche dalla Regione e le cartografie hanno dovuto essere implementate. Tra le pieghe del PGT emerge una cosa, a mio parere, molto grave, vergognosa, che non abbiamo ancora un piano di valorizzazione del sito UNESCO richiesto da ICOMOS. Ci vogliamo dare un'occhiata? E ancora, una grande contraddizione di scelta nell'ambito della salvaguardia della naturalità è quella di accogliere lo spunto, quindi la si accoglie, lo spunto dell'osservazione che invita alla valorizzazione del sistema idrico di torrenti e rogge, spingendo anche a rimetterle a cielo aperto, e nel contempo procedere alla tombinatura della roggia di Via Moroni, che a me è un'altra delle cose che non va giù, per la costruzione della corsia preferenziale per BRT, che è su gomma, e che è un inutile spreco di milioni, a mio personale avviso, ma anche dei colleghi. Conclusioni, un no deciso. Allora, dopo quanto è stato detto, è chiaro che il nostro, il mio, in questo caso sto parlando io, è, rispetto a questo documento, un no deciso. E il rammarico è che se, anzi, quando vinceremo, quando vinceremo noi queste prossime elezioni e ci troveremo a governare la nostra città, avremo tra le mani uno strumento che non abbiamo né condiviso né apprezzato, ma di cui conosciamo carenze e pericoli e che nostro malgrado dovremo utilizzare, ma ve lo assicuro, ripromettendoci di sanare i difetti per quanto in nostro potere per il bene della nostra Bergamo. Grazie. Grazie consigliera Pecce. La parola alla consigliera Milesi. Grazie Presidente. Premesso che le vere sfide della città oggi sono il clima, l'ambiente, il diritto alla casa. Considerato che tradurre la complessità della città contemporanea con la città di impatto zero, quindi riduzione del consumo di suolo, che voglio ribadire ha un duplice aspetto perché migliora il patrimonio esistente e preserva le aree libere, ovvero parliamo di rigenerazione urbana, interroga a nuove forme e strumenti di pianificazione che tra l'altro si devono confrontare, devono trovare riferimento anche nella normativa regionale e nazionale. La validità di questo piano, volevo ricordare alla consigliera Tentorio, è dimostrata dal numero delle osservazioni presentate e dalla loro formulazione, che in alcuni aspetti sono a carattere dialogante, sono considerazioni di natura generica, ma che tutte sono servite a migliorare ciò che è la città pubblica nei suoi ambiti definiti nel piano dei servizi e nel piano delle regole.
Certamente le osservazioni che sono state accolte, parzialmente accolte, ma anche quelle che non sono state accolte, sono state utili ad allargare la maglia delle regole, dei servizi, entrare nel merito, a migliorare alcuni passaggi normativi per dare maggior chiarezza esecutiva, per confermare ed esplicitare meglio alcuni temi innovativi, tenendo fede alle scelte programmatiche, all'impronta, alle scelte fondanti del piano adottato. Ci sono dei temi che ho ripreso e che sono la matrice, l'indirizzo, la chiave di lettura del piano, e la prima direi che è proprio quella che la maggior parte delle osservazioni ha incluso, che è la conferma della perimetrazione del Parco dei Colli. L'identificazione delle aree finalizzate all'ampliamento del Parco dei Colli è stato oggetto certamente di un dettagliato lavoro di verifica e approfondimento condotto in contraddittorio anche con l'ente del parco. Ne deriva che un elemento di tutela è la garanzia di preservare il paesaggio, dove l'obiettivo è proprio quello di preservare non solo le aree in esse contenute, ma permette anche di realizzare e concretizzare il discorso della cintura verde. Parlare di cintura verde significa anche tutelare tutte le connessioni ecologiche del sistema ambientale urbano ed extraurbano, che devono essere rafforzate e sottoposte a norma con una tutela rigida di continuità. Sono elementi che garantiscono l'irraggiamento anche della cintura verde verso l'interno della città. Voglio ricordare che il piano non definisce solo delle norme rispetto alla perimetrazione del Parco dei Colli e alla cintura verde, ma si occupa anche degli ambiti radi aperti, gli ARA, che situazioni insediative in cui sono piccoli spazi, sono piccoli contesti urbani, dove il verde contribuisce alla rete ecologica comunale. Sono spazi verdi pertinenziali che, preservati, valorizzati, rientrano nel sistema delle connessioni ecologiche. Lo stesso vale anche per le aree periurbane di salvaguardia e mitigazione ambientale, che sono aree prevalentemente libere in prossimità o adiacenze delle realtà insediative in cui non è consentita l'edificazione e non sono ammessi neanche interventi di impermeabilizzazione di suolo, e questo richiama sempre alla riduzione del consumo di suolo, per cui è infondato i ragionamenti che sono stati fatti dalle minoranze fino ad adesso. Ovviamente l'attenzione da porre riguarda anche le caratteristiche, la viabilità, la mobilità. È ovvio che parlare della cintura verde o parlare di questa fascia, del prolungamento del perimetro del Parco dei Colli, significa anche tenere presente la viabilità a scala sovralocale, che sono soluzioni progettuali viabilistiche che devono dialogare e che interagiscono con l'aspetto naturalistico, per cui dove c'è già in atto un processo di concertazione che rimanda proprio alle strategie del PUMS che abbiamo già votato in questo Consiglio Comunale e allo scenario più ampio di pianificazione del piano territoriale di completamento provinciale. Per non parlare poi del Parco delle Piane Agricole, che sono considerate strategiche dallo strumento di piano, così come gli ambiti periurbani, rurali periurbani all'interno dell'ambito agricolo. Il piano indirizza gli interventi di recupero e del riuso del patrimonio esistente, confermando l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, che è il focus, così come le aree periurbane di salvaguardia e mitigazione ambientale. Così come rientra anche nel merito dell'approvvigionamento di energia rinnovabile. Abbiamo definito, abbiamo visto sia in ambito di terza commissione consigliare che sia ieri nella presentazione in aula consigliare la nota relativa ai campi fotovoltaici e campi agrivoltaici, che identifica la volontà di tutela del territorio del piano. È un equilibrio sottile tra il valore paesaggistico, per cui la sostenibilità ambientale, e il risparmio energetico. Norme che dichiarano in più contesti l'identità anche di piano sostenibile, senza dimenticare l'attenzione e l'ampliamento della visuale dei coni panoramici, delle visuali, per cui alla tutela rispetto alla visuale dei colli e di Città Alta.
per cui direi che veramente la matrice è l'obiettivo generale di tutela del patrimonio naturale ed ecologico. Poi c'è tutto il tema legato anche all'interno degli antichi ambiti di antica formazione, abbiamo tutto il tema per quanto riguarda l'impossibilità di realizzare ad esempio i posti autointerrati, è consentita la realizzazione di posti autocoperti o di pertinenza inclusiva in misura non superiore ad un posto auto per unità immobiliare, per cui veramente l'attenzione diventa un'attenzione a 360 gradi sia nell'ambito di antica formazione che sia nell'ambito periferico. Il tema delle altezze della regola morfologica è un tema che è stato richiamato più volte e credo che veramente sia importante questo tema all'interno di questi ambiti MGTM. L'altezza deriva dal calcolo medio che conforma la tipologia di progetto con il tessuto esistente, non crea delle anomalie geometriche. È una norma che ha la finalità di garantire una uniformità delle altezze tra il costruito esistente e il progetto, evitando delle situazioni non coerenti con il contesto urbano. E io credo, proprio anche da progettista, che questo sia importante, perché il progetto deve sempre dialogare in una chiave morfologica e tipologica con l'intorno a scala territoriale urbana minuta, così come a scala territoriale più ampia. Per cui credo che veramente la differenza rispetto al PGT Vicente è pregnante di contenuti importanti. E poi il rimando all'interno del piano attuativo per quanto riguarda le altezze negli ambiti EGT, per cui gli ex ambiti di trasformazione, MGTS o gli ACU e gli ARA, rispetto proprio a seconda dei tessuti urbani di riferimento. Un altro tema che sicuramente è pregnante è il tema delle politiche abitative. Sappiamo che le politiche abitative all'interno del piano sono pianificate come un servizio negli EGT sperimentali, è una nuova strategia di housing sociale che sostituisce di fatto i 7 piani di zona, che per loro natura oggi sono uno strumento non più competitivo, non più adeguato ai processi attuativi che hanno bisogno di essere innovati. Il piano che andiamo ad approvare fa della casa il tema centrale, l'abbiamo detto anche l'altra volta, perché diventa un servizio pubblico, è la casa, è la città dei diritti. Da una parte il fondo dell'abitare è vincolato a sostegno delle politiche abitative, per cui il 12% legato alla locazione convenzionata, l'8% alla vendita. Dall'altra gli ambiti EGT sperimentali che sono identificati nelle aree che sono non sviluppate, destinati all'interno dei PIDZ. Ambiti finalizzati appunto a dei modelli sperimentali, io spero non solo di housing ma anche di co-housing sociale, in cui viene vincolata la realizzazione fino al 60% in vendita e al 40% in locazione. Aree che tra l'altro la legge regionale 31/2014 identifica in modo univoco come suolo urbanizzato, così come spiegava anche l'assessore Valesini ieri, la legge regionale 31 spiega le caratteristiche del suolo libero, suolo urbanizzabile, suolo urbanizzato e di come lo scalo, ad esempio ferroviario, diventa ed è identificato come suolo urbanizzato. E poi anche in coerenza con gli obiettivi di piano, sempre all'interno delle politiche dell'abitare, al fine di incentivare la trasformazione negli ambiti EGT, con lo scopo proprio di realizzare le quote di residenza sociale previste dal piano, condivide l'opportunità di aumentare l'indice massimo negli EGTS a 0,80 metri quadrati di SL. Per cui un'attenzione dell'abitare reale, concreta, precisa, che viene inclusa anche nelle osservazioni, ad esempio presentate per i servizi religiosi, dove una percentuale pari al 25%, attualmente al 22%, identifica l'obiettivo di localizzare nuovi servizi abitativi che auspichiamo siano, che abbiano un indirizzo di locazione convenzionata. E poi c'è tutto il tema dei piani terra, del campo
cambio d'uso, da commerciale, che è un tema che abbiamo portato in aula più di una volta, il ruolo dei piani terra all'interno della città, le connessioni che ci devono essere, il ruolo della parte commerciale della residenza, e questo piano stabilisce che all'interno degli ambiti di antica formazione, per cui AF1, AF2, AF3, garantiscono la specificità e l'identità dell'ambiente urbano storico, a fronte invece di un richiamo e di un'apertura del cambio di destinazione d'uso da commerciale a funzioni residenziali all'interno in un ambito diverso della città consolidata. Il piano porta proprio l'attenzione anche e contribuisce ai servizi di commercio e di vicinato, valorizzando le vendite di minor dimensione nei contesti periferici, che sappiamo benissimo che hanno bisogno di avere un presidio commerciale di prossimità. Per cui direi che veramente c'è una linea, c'è un disegno, c'è uno studio approfondito e hanno avuto il tempo, perché non hanno, stiamo parlando, credo che ormai siano due anni e mezzo di cui parliamo di questo strumento urbanistico. Volevo porre anche attenzione proprio per inquadrare il piano, le misure di incentivazione che si trovano all'interno dei regolamenti, perché lo sappiamo che lo strumento di pianificazione poi trova alcuni elementi, alcuni cardini, alcuni riferimenti nei vari regolamenti che vengono gestiti all'interno dell'amministrazione comunale. Per cui le misure di incentivazione che migliorano, sì, ed entrano nel dettaglio, creano degli incentivi, il miglioramento della qualità paesaggistica ambientale, la riduzione del consumo di suolo ai fini della deimpermeabilizzazione, la riduzione delle emissioni climateranti, al contrasto delle isole di calore con le piantumazioni di polmoni verdi, e anche alla realizzazione di opere pubbliche, interventi di interesse pubblico all'interno dei vari ambiti di intervento. Abbiamo sentito ieri come la città è stata divisa in zona centrale, zona semiperiferica e la zona periferica, dove l'incremento di percentuale di aumento è nella zona centrale 2 metri cubi ad ogni 1000 euro di costo dell'opera, nella zona semiperiferica 2,5 e nella zona periferica 3. E tra l'altro questa distribuzione, questo indice, lo troviamo anche con le stesse caratteristiche e lo stesso indice, lo troviamo anche nell'incentivo adottato per la forestazione. Per cui anche la qualità dei concorsi, che migliorano l'accento, stabilire che è attraverso il concorso che migliora la qualità urbana ed edilizia degli interventi di trasformazione della città, ovvero la promozione dei concorsi di urbanistica, ma non solo il masterplan, ma anche della chiave architettonica. Ci sono una serie di parametri e di un 5%, se non ricordo male, che diventa 10 in chiave di disegno architettonico, che creano sempre nell'ambito di piani urbanistici attuativi o permessi di costruire convenzionali, al fine di favorire un confronto, ma anche sono strumenti, il concorso, capaci di coniugare e attivare processi di partecipazione tra i cittadini e le cittadine e la capacità progettuale dei professionisti. Gli incentivi finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti mediante la realizzazione dei tetti verdi, che è un incentivo pari ad un incremento del 5%. Se noi pensiamo sempre al verde, pensiamo sempre a un verde ad una quota della strada. Di fatto oggi possiamo pensare alla qualità dell'edificio, e non solo il paesaggio è anche configurato con il costruito. Questo costruito deve rispettare delle regole morfologiche e tipologiche derivate anche dal riuso, dalla capacità di usare materiali che possono essere riutilizzati, per cui il verde può essere sui tetti, può essere sulle facciate, per cui i tetti verdi orizzontali, ma anche di piani verticali.
la demolizione selettiva, la decostruzione selettiva, recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, l'utilizzo, come dicevo prima, di materiali da costruzione derivati proprio dal riciclo, il risparmio energetico, l'illuminazione naturale, l'ombreggiamento, sono tutte azioni concrete che aiutano a fare bella la nostra città. Soprattutto sostenibile in virtù anche della transizione ecologica. E così come il contrasto delle isole di calore con la piantumazione, per cui questo concetto della forestazione che hanno come effetto l'assorbimento di CO2. Tutto ciò porta, come dicevo, alla transizione ecologica. Rispetto proprio alle osservazioni presentate, che sono state anche sollevate, rispetto all'inserimento del censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi, sì, certo, la città contemporanea, la città acquista un valore, una memoria, rispetto anche ad un segno di architettura all'interno della città. Stiamo parlando di progetti di Pizzigoni, di Sonzoni, di Gambirasio, di Motta, stiamo parlando di Gregotti, stiamo parlando della città novecentesca. E per cui abbiamo, io apprezzo che all'interno della pianificazione del geoportale c'è un elaborato cartografico aggiornato che non costituisce variante allo strumento urbanistico, ma che porta comunque questo patrimonio conoscitivo comunale all'interno di documenti e mappe di interesse storico-culturale. E poi volevo anche ricordare alle minoranze, perché ho ancora un paio di minuti, che il parere di Regione Lombardia è un parere molto chiaro, evidenzia degli aspetti innovativi, cita il termine innovativi della pianificazione che sta attuando, che sta approvando il Comune di Bergamo, perché evidenzia la riduzione del consumo di suolo, che pensa che sia reale, che sia tangibile, che sia normata in modo corretto, per cui l'introduzione dell'indifferenza funzionale estesa all'intero territorio, l'introduzione della regola morfologica pensa che sia un aspetto innovativo come criterio di trasformazione di alcuni ambiti urbani finalizzata proprio a favorire progetti di sostituzione del tessuto urbano e urbano in coerenza con le caratteristiche identificarie e esistenti della città. E voglio chiudere ringraziando, c'è molto da dire, però è chiaro che in 20 minuti uno deve fare una selezione, però ringrazio veramente l'ufficio di piano, l'ufficio della pianificazione, di urbanistica, per l'impegno, la passione, la competenza e per la qualità anche che avete esposto sia in terza commissione consigliare e sia nella giornata di ieri in quest'aula consigliare. Ringrazio ovviamente l'assessore Valesini, la giunta e il sindaco e sono veramente onorata e felice di far parte di questo passaggio di consegne anche politico rispetto ad uno strumento urbanistico così importante per la città. Grazie. Grazie consigliera Milesi, la parola al consigliere Carrara. Grazie Presidente, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti verso i tecnici che in queste settimane hanno lavorato così duramente per permettere appunto la discussione oggi in aula. Oggi siamo chiamati a discutere uno dei documenti più importanti che caratterizzano l'amministrazione comunale, il piano del governo del territorio PGT, che infatti indirizzerà quello che sarà lo sviluppo della città per i prossimi 10 anni. Mi devo accodare anch'io ad alcune perplessità espresse dagli altri colleghi prima di me, in quanto siamo arrivati all'approvazione di questo documento con una mole di lavoro che non ha permesso di approfondire tutti i temi tecnici che in realtà avrebbero avuto, almeno da parte nostra, settimane di studio in modo tale da poter prendere tutte le decisioni del caso nella maniera più corretta possibile.
Venendo però ai punti di discussione di contenuto rispetto al PGT, mi sembra che questo documento ripercorre esattamente le modalità che hanno accompagnato questo mandato, così come quello precedente. Infatti ho trovato davvero molti slogan e molta propaganda in quelli che sono stati gli accompagnamenti all'approvazione di questo atto amministrativo. Si è parlato di riduzione di consumo di suolo pubblico, quando i progetti approvati in questi anni e quelli previsti anche per i prossimi hanno in realtà progressivamente ridotto il verde pubblico in città e la qualità anche di diversi spazi pubblici presenti a Bergamo. Si è parlato di condivisione, quando in realtà la fretta di approvare appunto il piano del governo del territorio ha di fatto ridotto i tempi della discussione, e questo ha portato anche ad ulteriori difficoltà dovute sempre ai consiglieri nell'approfondire alcuni aspetti. Si sottolineava prima anche la difficoltà poi nel reperire i materiali utili a questa discussione. Si è parlato di semplificazione, quando in realtà abbiamo visto che semplificazione sta esattamente per discrezionalità, rendendo alla mercé di questo o di quel politico decisioni che potrebbero condizionare la vita di migliaia di bergamaschi per gli anni a venire. Si è parlato inoltre di bene pubblico, anche qui in maniera secondo me piuttosto errata. Questa giunta verrà ricordata per aver dato al privato, che non sempre per carità è un dato negativo, però un sacco di spazi pubblici in città. Un documento dunque troppo importante per essere approvato in fretta e furia. Le oltre 200 osservazioni arrivate testimoniano forse che qualche riflessione in più si poteva fare. Nel complesso dunque un documento che non vede la nostra condivisione, anche perché arriva in un momento in cui il mandato elettorale è quasi al termine e la nuova amministrazione, al di là del colore politico che questa avrà, si ritroverà con uno strumento appena approvato, che però non avrà di fatto discusso o scelto nella sua interezza. Quindi ribadisco la nostra contrarietà a questo documento e grazie a tutti. Grazie consigliere Carrara, la parola al consigliere Vergalli. Grazie Presidente, ci accingiamo in questi giorni a votare l'approvazione del secondo PGT del Comune di Bergamo dopo un percorso lungo di discussione e precedenti fasi partecipative. L'approvazione si sostanzia appunto nell'approvazione del PGT nella sua totalità, così come già adottato ad ottobre, nella la valutazione delle 225 osservazioni, nella votazione del regolamento che disciplina il sistema degli incentivi edificatori, di cui abbiamo molto parlato anche nella fase dell'adozione, e del regolamento del registro di diritti edificatori. La discussione in commissione settimana scorsa e poi ieri in aula si è concentrata in modo particolare sulle valutazioni e le tante osservazioni pervenute. Per chi come me, come sottoscritto, è poco avvezzo alla materia, quindi cercare di impostare un ragionamento coerente e sintetico a partire dalle tante cose dette in fase di controdeduzioni è un po' complicato. Invidio effettivamente il consigliere Carrara, che invece l'ha visto come una sequela di slogan. A me è sembrato, io che non ho evidentemente competenze così approfondite, un lavoro molto corposo che ha coinvolto tantissimi tecnici che meritano fondamentalmente, anche soltanto per il lavoro che hanno svolto, il rispetto di quanto hanno fatto. Ecco, ricondurre il lavoro a concetto di slogan mi sembra un pochettino prendere sotto gamba il lavoro. Come del resto mi sembra che sia stato preso un po' sotto gamba in questi giorni il lavoro da parte dell'opposizione, ma forse è soltanto una mia impressione. Cercherei pertanto di recuperare lo spirito complessivo del PGT così come ci è stato esposto in fase di adozione, con i suoi principi e le sue linee generali. Facendolo, credo di essere in coerenza con la proposta di lavoro fatta dall'assessore Valesini per esaminare le tante osservazioni pervenute, cioè ricondurre le osservazioni a gruppi per aree omogenee e quindi estrapolarne una filosofia complessiva.
Delle 225 osservazioni, infatti, tra quelle accoglibili o parzialmente accoglibili, quindi un 60%, solo una parte numericamente limitata, per quanto autorevole, tocca gli indirizzi strategici e gli obiettivi di piano. Quella parte è ricompresa nel capitolo strategie e contenuti generali di piano. Credo quindi sia importante partire da lì, dalla discussione emersa, dalle critiche giunte, dalle analisi proposte. Allora, quali erano i 5 obiettivi del documento di piano da cui siamo partiti a ottobre? La città che si trasforma su se stessa, le infrastrutture e spazio pubblico al centro dello sviluppo, la valorizzazione dell'ambiente, i servizi pubblici al centro del welfare urbano, cultura come motore di sviluppo. In sintesi, una città che vuole crescere e svilupparsi, ma vuole fare senza più consumo di suolo su aree libere. Lo vuole fare a partire dalla rigenerazione del patrimonio esistente con progetti di riqualificazione e si impegna a farlo, per esempio, a partire dall'allargamento del Parco dei Colli e della costituzione del Parco delle Piane Agricole. Mi sembra una visione della città e del suo futuro chiara e dalle forti motivazioni. Poi, come si sa, non è un'operazione facile. In urbanistica, per quel che poco che ho imparato, le questioni sono complesse e mai completamente dirette, magari il comune avesse la possibilità di utilizzare la bacchetta magica. Abbiamo per esempio il contesto, l'invecchiamento della popolazione, la necessità di abitazioni in locazione, la deindustrializzazione, la crisi in alcuni quartieri del settore del commercio, lo diceva prima anche la mia collega Millesi quando guardava il piano terra e le osservazioni che è proposta da ASCOM. Abbiamo poi una molteplicità di interessi privati che correttamente fanno valere le proprie istanze. Abbiamo un comune con risorse limitate, abbiamo la necessità di riqualificare una città nel suo cambiamento. Pensiamo alla T2 con le 9 fermate, solo per la città, che ha inaugurato i lavori questi giorni con previsioni di chiusura nel 2026. Pensiamo al grande progetto del polo intermodale per quanto riguarda Porta Sud. Poi ci vuole il tempo. E a volte il tempo è controdeduttivo, per cui per una cosa proficua nel futuro il cittadino percepisce solo i fastidi di prima istanza, per esempio i cantieri, o sviluppa legittime preoccupazioni per un cambiamento il cui esito è ancora incerto, pensiamo ad esempio alla BRT. E poi diciamo, la campagna elettorale non sempre aiuta a far chiarezza. Prendo spunto per esempio della polemica del collega Facoetti che ha raccolto firme contro la chiusura di via Moroni. Immagino che la coincidenza con la campagna elettorale sia solo casuale. Ma sarebbe stato utile, credo, alla fine la chiarezza, inserire tutti i destinatari della missiva, coinvolgendo Regione Lombardia, il Governo della Repubblica Italiana e RFI. Dimenticanze non da poco, direi. In questo caso, lo ripeto, le elezioni non aiutano. Tutte queste difficoltà, in un piano urbanistico, relative alla complessità di interessi di campo, traspaiono facilmente ascoltando le tante osservazioni illustrate. In modo particolare, ci soffermiamo sulle osservazioni più di dettaglio. È evidente quanto sia certosino il lavoro dell'amministrazione nel rispondere alle singole istanze, per esempio perché vengano fatte delle richieste di esclusione dalle tutele ambientali o per il cambio di destinazione urbanistica. E mi chiedo anche, questa è una mia opinione personale, potrò sbagliare, quanto sia utile che l'opposizione si soffermi su alcune osservazioni particolari con degli ordini del giorno molto mirati di fronte a una complessità dell'argomentare che riguarda tutto il complesso del PGT. Perché proprio quelle due osservazioni, non altre, ma questa è una mia valutazione personale. È importante invece tenere la barra dritta, senza con questo essere ottusi o respingenti rispetto alle critiche migliorative. Tornando ad alcune osservazioni generali, invece, mi sembra che i criteri di fondo siano stati confermati. Faccio alcuni esempi già ripresi nella discussione di ieri. Il piano viene criticato per un'eccessiva espansione del Parco dei Colli e per un eccessivo impesantimento del procedimento e nel contempo, in una successiva osservazione, di essere troppo debole nella difesa dei corridoi ecologici, essenziali per la definizione della cintura verde. Al di là delle contraddizioni esposte dall'assessore, questo è un evidente cortocircuito tra istanze differenti che sembrano dare ragione alla scelta del governo proposte, cioè trovare il giusto equilibrio. E anche nella discussione di questa sera queste critiche opposte si sono viste subito, nel senso che l'assessore, la consigliera Tentorio, ci incolpa di essere arrivati tardi rispetto al recepimento della legge regionale del 2014, ma nel frattempo l'assessora e la consigliera Pecce paventa possibili ricorsi di fronte al fatto che vengono aumentate le tutele in alcune aree della nostra città. Quindi alla fine questa questione del consumo di suolo
è in evidenza un tema che ci sta a cuore, se ci stanno arrivando, se vengono paventati possibili ricorsi. E quindi non abbiamo recepito con ritardo, diciamo, le istanze della legge regionale, ma quando si sta per discutere il piano del governo del territorio. Anche la polemica relativa alle troppe discrezionalità e lo svuotamento del Consiglio Comunale come conseguenza dell'utilizzo delle misure incentivanti che creano automatismi non democratici evidenzia una contraddizione. Da una parte, infatti, come ci ha spiegato l'assessore Valesini, è una contraddizione perché è in controtendenza rispetto alle scelte più consapevoli delle amministrazioni avvedute. L'assessore cita, per esempio, la legge regionale 18 del 2019 che spinge verso una semplificazione delle procedure. Secondo il principio zero consumo di suolo, a fronte di un alleggerimento delle procedure per chi vuole investire su aree di rigenerazione urbana. Ma appunto, creando automatismi legati a delle regole, i cosiddetti incentivi, e soprattutto legati a dei limiti, perché questo è quello che, almeno nella mia, per quello che ho capito, cioè stiamo parlando dei limiti dell'edificabilità, stiamo parlando del fatto che se vengono tolte delle volumetrie, degli spazi di crescita rispetto al vecchio PGT, e quindi appunto creando automatismi legati a regole e a limiti, forse le discrezionalità da parte dell'amministrazione viene in parte ridotta, non aumentata. Se ci sono numeri, formule, procedure, c'è addirittura un regolamento, dentro questo secondo me ci si deve muovere. Ed infatti andremo ad approvare in questi giorni il regolamento degli incentivi edilizi, che vincola fortemente la crescita dei volumi e li vincola a scelte virtuose. L'ha ricordato prima la collega Milesi, ha ricordato un po' i criteri, quindi sono maggiori servizi, le riprendo un attimo, maggiore servizio di interesse pubblico, miglioramento delle qualità paesaggistiche e ambientale, riduzione del consumo di suolo, miglioramento della qualità urbana con processi dei concorsuali, di cui ne ha parlato prima la consigliera, riduzione delle emissioni e dei clima alteranti, contrasto agli isoli di calore, realizzazione di opere di interesse pubblico. Insomma, sono incentivi che immaginano una città che migliora nel suo procedere, nel suo crescere, e migliora anche perché vincola l'operatore a una riduzione delle volumetrie secondo i parametri 0306. Tutti i criteri che vanno nella direzione di una città più bella, anche il fatto che venga recepita l'osservazione per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio novecentesco, va in quella direzione, più sostenibile, più sicura per la salute, e spingono gli operatori verso scelte di senso per la nostra città. In ultimo c'è il tema delle altezze. In questo caso la replica del assessore Valesini mi è sembrata convincente. La regola morfologica non è per nulla discrezionale e garantisce che l'edificato futuro non si innalzi oltre la media degli edificati degli edifici confinanti. In più ci sono i vincoli relativi alla distanza e ai confini che limitano in un modo ancora ulteriore la crescita. Ce l'ha spiegato in commissione, abbiamo visto i grafici, l'ha spiegato i tecnici. Per forza di cose la crescita dell'edificato ha dei vincoli abbastanza evidenti. Certo, la regola è applicata solo ai tessuti di medio grado di trasformabilità, ma per altre parti molto più densamente urbanizzate ci sono, mi sembra di aver capito, regole ancora più stringenti. Per gli EGT si parla dei piani attuativi, si rinvia ai piani attuativi, ma nel contempo l'amministrazione ha colto parte della filosofia delle osservazioni e ha annunciato che l'altezza degli edifici dovrà essere definita attraverso una lettura di ampio respiro del contesto urbanistico edilizio e dell'identità del luogo. In più viene accolta la tutela dei tratti panoramici e dei colli visuali previsto dal piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli. Insomma, credo che sul tema delle altezze la città sia abbastanza tutelata, sia molto tutelata, ci sono tutti questi elementi che lo fanno percepire. I temi discussi sono stati numerosi, di vario grado di complessità e diversa scala, ma, come evidente, i principi fondamentali del PGT sono stati confermati con forza. È un'ottima ragione per votare con convinzione e approvare subito il piano del governo del territorio. Grazie. Grazie, consigliere Vergalli. La parola al consigliere Ribolla. Grazie Presidente, per ragioni un po' fisiche e anche devo ammetterlo di competenza, il mio intervento sarà molto breve, anche perché la collega Pecce e i colleghi che mi hanno preceduto
della minoranza, che hanno fatto parte anche della terza commissione, hanno già approfondito in maniera chiara le tematiche per cui la nostra posizione è contraria a questo piano del governo territorio. Nel 2009 però, ho fatto parte anch'io della commissione, della terza commissione urbanistica, e ho approfondito il primo piano di governo del territorio fatto direttamente dagli uffici dell'amministrazione comunale. Il piano di governo del territorio è fondamentale per la città, è un documento che dura molto tempo, tendenzialmente 10 anni, voi siete arrivati un po' in ritardo, visto che un po' tanto in ritardo, visto che siete arrivati dopo 13 anni all'attuale approvazione, e mi chiedo, ed è la critica che faccio principalmente, se dopo essere arrivati di corsa e in fretta e in furia a esaminare questo piano di governo del territorio, non fosse stato più corretto andare a lasciare alla prossima amministrazione l'esame e l'approvazione definitiva del nuovo piano di governo del territorio, visto che siamo a 2 mesi esatti oggi dalle elezioni comunali. Io mi ricordo appunto nel 2009 che abbiamo esaminato con estrema precisione e con tutto il tempo necessario le centinaia di osservazioni che sono arrivate a quel tempo e che erano arrivate appunto a cavallo di 2 amministrazioni, l'amministrazione Bruni e la subentrante amministrazione Tentorio, che aveva avuto tutto il tempo appunto per rivedere in terza commissione le osservazioni che erano state esaminate con assoluta precisione da parte dei consiglieri e con l'adeguata tempistica. Adeguata tempistica che in questo caso invece non c'è stata, come ha detto bene la collega Pecce. Inoltre, questo piano di governo del territorio è stato inizialmente portato avanti da uno studio che poi ovviamente siamo arrivati ad una conclusione definitiva, che è quella che è stata poi portata all'attenzione del Consiglio Comunale, ma inizialmente uno studio che non conosceva in maniera compiuta quale fosse la città, quali fossero i bisogni della nostra popolazione e del nostro territorio. Nella scorsa volta, quindi nel 2009, era stata l'amministrazione comunale con i propri uffici a delineare e a descrivere quali fossero le esigenze della città. Vi ricordo in particolar modo le tantissime schede, che invece non sono più fatte con questo piano di governo del territorio, che andavano a delineare tutte le varie caratteristiche del PGT. Mi ricordo gli allegati, e anche qui vedo che all'interno del PGT non ci sono più tra gli allegati alcuni che invece erano presenti nel precedente piano di governo del territorio, che secondo me erano importanti in particolar modo per Città Alta. C'è poi il tema del commercio, che è un tema che viene affrontato, ho sentito prima anche il collega parlarne, è un tema che viene affrontato, ma secondo me su questo tema si poteva fare molto di più, perché se è vero che il tema del riuso dei piani terra è un tema sicuramente sentito, dall'altro lato credo che non sia solo un tema di piano del governo del territorio, ma sia un tema da affrontare più a livello complessivo, assessorato al commercio, assessorato al bilancio e incentivi, perché qui si vuole dare una risposta ad una problematica dei negozi di vicinato, senza però considerare che la risposta non può essere solo quella del PGT, ma deve essere legata anche ad altre tematiche che sono quelle dell'accessibilità, degli incentivi economici e del perché i negozi di vicinato nella nostra città soffrono. Quindi non è eliminare i negozi di vicinato che aiuta la città, ma è capire il problema e cercare di risolverlo con interventi che non siano solo quelli di urbanistica. Il Consiglio Comunale, inoltre, con questo piano di governo del territorio viene spogliato di alcune competenze che vengono date alla Giunta, e anche questo è un tema che non ritengo essere positivo, perché il Consiglio Comunale è l'organo
eletto direttamente dai cittadini, e credo che gli interventi relativi appunto al territorio fosse opportuno che rimanessero in capo appunto al Consiglio Comunale stesso. Per tutte queste motivazioni, per tutti questi motivi, ma soprattutto per il fatto che non credo sia assolutamente opportuno votare un documento così importante a 2 mesi esatti dalle elezioni, il nostro voto su questo, la nostra opinione e il nostro voto sarà certamente contrario. Grazie. Grazie, consigliere Ribolla. La parola alla consigliera Corbani. Grazie Presidente. Allora, io credo che questa, mi sembra che questa amministrazione abbia affrontato positivamente l'esame delle osservazioni pervenute. Effettivamente forse l'abbiamo esaminata in un po' meno tempo rispetto al piano precedente, ne sono anche arrivate, se non sbaglio, circa un terzo, e non credo che ce ne si possa fare una colpa di questo. Quindi mi sembra che l'abbia affrontato positivamente in molti sensi, accogliendo per esempio gli inviti a precisare meglio le norme e le casistiche in cui queste norme si applicano, proprio per fugare ogni preoccupazione di discrezionalità che la nuova impostazione del piano poteva suscitare. A questo proposito, dagli approfondimenti stimolati anche dalle osservazioni, che sono effettivamente state sicuramente occasioni di un grandissimo lavoro e molto impegnativo, ma anche proprio occasioni di approfondimento e di miglioramento. Comunque è ben emerso che se appunto il nuovo PGT poteva suscitare dei fantasmi di discrezionalità, per esempio le schede del PGT vicente lasciavano il campo aperto in molti casi all'arbitrarietà, per esempio appunto per la questione dell'altezza già citata da molti altri colleghi, no? Queste altezze così precisate in ogni scheda per ogni edificio, eccetera, in modo a volte arbitrario, che invece appunto, essendo calcolate con la regola morfologica, tengono un maggior conto del contesto e comunque verranno definite con un calcolo assolutamente preciso e assolutamente non discrezionale. Voglio dire, le cui norme sono chiare e sono state ben spiegate, sono comprensibili persino a me e quindi immagino agli operatori a maggior ragione. Poi ha risposto positivamente mantenendo i valori fondanti appunto più positivi dell'impostazione del piano, nel non accedere alle richieste di ripristinare le edificabilità soppresse in aree libere, cioè questo effettivamente era un punto qualificante e sono molto contenta che si possa dire che lo resti. Inoltre normando con precisione appunto l'accesso alle misure incentivanti nell'apposito regolamento e così appunto togliendo spazio a ogni discrezionalità. Inoltre ancora dando risposta articolata e lungimirante a diverse osservazioni che chiedevano, per esempio, faccio solo qualche esempio, non voglio ripercorrere tutto, il cambio di destinazione d'uso di alcuni ambiti, senza irrigidirsi su quanto aveva prodotto e previsto, quindi sui propri schemi, ma tenendo sempre presente appunto la necessità di contemperare le diverse aspettative, i diversi diritti legittimi e tenendo sempre all'orizzonte l'interesse pubblico, per esempio appunto nel definire una quota minima del 22% da destinarsi a locazione a canone convenzionato per gli edifici in cui è stato chiesto il cambio di destinazione da servizio religioso a residenza. Quindi sì, si è acceduto a questa richiesta, ma appunto anche qui tenendo ben fermo l'interesse pubblico e contribuendo anche in questo modo a così migliorare in prospettiva un'offerta di locazioni che è, si sa, uno dei problemi più, cioè che è drammaticamente mancante.
Tra le osservazioni di cui si è proposto un parziale accoglimento ce n'è anche una che richiedeva la definizione di azioni di verifica e monitoraggio dell'applicazione del piano. E quello del monitoraggio effettivamente sarà un impegno importante, particolarmente cruciale proprio in presenza di cambiamento dell'impianto di fondo dello strumento urbanistico e quindi magari non consente di prevedere ogni singolo esito possibile dei nuovi dispositivi, nonostante appunto il lavoro certosino di studio, approfondimento e articolazione delle norme. Quindi la prossima amministrazione, il prossimo consiglio avrà, non dico la possibilità, ma anche il dovere e l'impegno naturale di dedicare a questo monitoraggio e agli eventuali aggiustamenti che si palesino necessari. In questa consigliatura, e mi risulta anche in quella precedente, il Consiglio si è trovato a deliberare su un numero considerevole di varianti dello strumento urbanistico, in parte proprio a motivo di come era concepito e impostato. La storia non finisce con l'approvazione di stasera, ma contrariamente ai colleghi delle minoranze, io credo che fosse non solo ovviamente legittimo condurre in porto questo lavoro di lungo respiro, di grande impegno, io credo di grande miglioramento per la città e di grande innovazione, non era soltanto legittimo, ma era un dovere. E quindi niente di questo, mi sono contenta che lo portiamo a termine. Grazie consigliera Corbani. La parola alla consigliera Raineri. Grazie. Per prima cosa grazie assessore, grazie uffici, non è un grazie di circostanza, grazie per il lavoro, la competenza e l'instancabile determinazione, ma anche per la pazienza, la cortesia, anche il sorriso e l'ostinazione nell'accompagnare noi non esperti, spesso digiuni in materia, nelle sigle, nelle regole, nei piani. Sono un insegnante di matematica di professione e di solito la mia categoria si dice che quello che si affronta è difficile. Ma la qualità sta proprio nel saper rendere semplice, comprensibile qualcosa di complesso e questo siete riusciti a farlo. Solo che voi non siete insegnanti, quindi davvero grazie agli uffici e complimenti. Ascoltando la discussione di oggi ho la sensazione che il PGT sia stato discusso nell'ultimo mese. Non ho la stessa passione statistica di Paganoni, ma sarei curiosa di avere la cifra esatta di quanti incontri, commissioni sono state dedicate dal PGT dal 2019 ad oggi. Se dicessi a mio marito che ne parliamo da meno di un mese, penso che si farebbe un po' di domande. Mi farebbe un po' di domande. La discussione di oggi, anche qui un po' di deformazione professionale, mi ricorda un po' lo studente che concorda l'interrogazione dopo mesi di attività l'ultimo giorno chiede di rimandarla perché, prof, non ho avuto tempo. Visto che di PGT tanto si è parlato e discusso, in aula e fuori, nel mio intervento cercherò di attenermi alle novità, alle delibere ed emendamenti in oggetto in queste sere. Mi permetto semplicemente di riprendere i punti cardine del piano, da un lato estremamente attuali, dall'altro lungimiranti verso il futuro, e parto proprio da questi punti e da alcune osservazioni che secondo me dimostrano come l'amministrazione abbia mantenuto salda la visione e il timone. Molte osservazioni che abbiamo incontrato sono di carattere tecnico, fanno talvolta riferimento a regolamenti e piani sovraordinati, ecco mi viene in mente per esempio la richiesta di stralcio o di modifica della previsione del tracciato della bretella di Campagnola tra i due provinciali. Altre osservazioni però sono evidentemente frutto di una visione, sono specchi dei principi del PGT, che ci tengo a citare senza riprendere completamente. Bergamo attrattiva, ricordate sicuramente. Bergamo è una città che invecchia e ha bisogno di invertire o contrastare la questione demografica. Come altri hanno ricordato, la realizzazione di residente negli EGT comporta l'obbligo di riconoscere il 20% all'housing sociale in vendita, in locazione o la monetizzazione del fondo ad evitare, che peraltro, come auspica e propone la candidata sindaca Elena Carnevali, speriamo diventerà fondo abitare giovani, finanziando 500 affitti agevolati per i giovani per i prossimi 5 anni. Ma accanto a questo, l'accoglimento delle osservazioni rispetto per esempio ai servizi religiosi da convertire in residenziale, questo garantisce che il 22% di questi spazi diventino servizi abitativi sociali. Bergamo è anche attrattiva per il suo patrimonio artistico e culturale e in quest'ottica sono stati accolti per esempio gli ulteriori coni visuali o per esempio la tutela di edifici di pregio contemporanei.
ma anche gli edifici di nuova costruzione mantengono le altezze coerenti con il tessuto intorno, grazie alla regola delle altezze. Io personalmente rimango colpita quando si parla di discrezionalità su questo tema, perché la regola nel tessuto consolidato è chiara, mi sembra matematica. E qui mi risuona nuovamente uno studente smarrito davanti alla complessità che dice «Ma prof, non si capisce niente». Bergamo sostenibile. Il PGT si vincola per rigenerare spazi già urbanizzati, tutelare le aree verdi, siano esse agricole o urbanizzabili. Questi obiettivi sono evidenti, ad esempio nella scelta di non accogliere osservazioni inerenti alla limitazione del parco delle piane agricole. Ma sono evidenti anche nell'accorgimento rispetto alla sostanziale individuazione di spazi dove si possano installare impianti fotovoltaici, con l'ulteriore attenzione che non siano impianti a terra, ma che mantengano il terreno permeabile. Non posso negare che ci sono alcune pochissime zone libere, anche se urbanizzabili, aspetto non secondario, in cui si prevede la costruzione di qualcosa. Certo, a fronte della riduzione enorme dell'edificabilità sul territorio comunale è davvero poca cosa, ma posso capire che sia ugualmente un sacrificio. Ed è questo sacrificio accettabile esclusivamente perché queste zone saranno sede di servizi necessari. E qui mi viene in mente per esempio il polo scolastico di Borgo Palazzo. E infine Bergamo inclusiva. Qui mi viene immediato il riferimento alla disciplina dell'incentivazione, dove un metro quadro di servizio genera uno o tre metri quadri profittevoli a seconda che il servizio sia privato o pubblico. Oppure che 1000 euro spesi nei servizi generano 2 metri quadri o 2,5 metri quadri o 3 metri quadri a seconda che i servizi siano in centro, in semicentro o in periferia. Cito queste due misure, citando anche i numeri delle misure, anche per mostrare che io personalmente discrezionalità proprio non la vedo. Magari non la vedo perché non sono un tecnico del settore, ma nel momento in cui anche i tecnici confermano la mia lettura, non ho bisogno di ulteriori conferme. Condivido infine la difficoltà della consigliera Pecce nel rispetto alle sigle, talvolta complesse. In particolare c'è proprio una sigla di cui non ricordo il significato, SCA. Non ricordo se si riferisce a Sacramentina e Colognola accolta, vista la proposta di emendamento di accettare il cambio d'uso nel complesso delle Sacramentina e Colognola in socio assistenziale, o se forse la sigla SCA fosse Sacro Cuore Astenuto, visto che gli stessi firmatari dell'emendamento si sono astenuti o perfino sono stati contrari rispetto al cambiamento nella medesima destinazione d'uso. In un progetto che era di grande rilevanza pubblica, partecipato dal Comune, da soggetti del terzo settore, esito di un bando europeo e in accordo quadro con Regione Lombardia. Con questo davvero concluso, PGT proprio grazie a tutti. Grazie consigliera Raineri. La parola consigliera Riccardi. Grazie Presidente, ma intanto voglio iniziare dicendo che dopo 10 anni in Consiglio Comunale credo di non aver mai letto un intervento che invece il piano di governo del territorio, che è un documento centrale a cui hanno collaborato ovviamente in maniera egregia, l'abbiamo visto e li ringrazio, i tecnici del Comune che sono presenti, ovviamente gli uffici, l'assessore Valesini, ma tutta la città che è stata coinvolta. E quindi mi sento un po' inadeguata a fare un intervento, come si dice, a braccio. Mi impone la serietà del piano di governo del territorio di leggerlo. E quindi dico che in questi ultimi anni le proposte politiche della destra e del centro-sinistra, a volte con un'analisi un po' superficiale da parte degli analisti, anche politici, anche di quelli che siedono nei banchi di questo Consiglio, vengono liquidate come se fossero simili e intercambiabili. Io ritengo che non sia mai così, anche se ovviamente tanti provvedimenti e tante leggi sono il risultato di un lavoro tecnico soggetto a norme cogenti che necessitano di un marchio politico. Con la fine delle ideologie dei due campi che hanno caratterizzato la politica e non solo quella italiana degli ultimi 40 anni, anche le strategie politiche hanno perso parte di quella contrapposizione, ma non l'urbanistica.
l'urbanistica, le scelte urbanistiche, soprattutto a livello locale, restano assolutamente una cartina di tornasole per giudicare un'amministrazione e la sua visione. Il piano di governo del territorio, che è lo strumento amministrativo e giuridico per l'urbanistica di una città, è un provvedimento che, come abbiamo visto e vedremo, dura molto più di un mandato. L'ultimo che è stato approvato è del 2010 ed ha attraversato ben due amministrazioni, seppure per fortuna nostra dello stesso colore politico. Io non sono un tecnico, e almeno sotto il punto di vista urbanistico, ma ho seguito con attenzione e mi sono anche affascinata all'iter di questo strumento, che, lo dico ai colleghi che sono intervenuti dell'opposizione, è durato anni, anni, e che si conclude questa settimana, e meriterebbe, ma è un giudizio personale, forse un po' più di attenzione anche nell'analisi, anche nel contrapporsi a certe scelte, proprio perché condizionerà il futuro della nostra città. Nella presentazione di lunedì sera mi ha stupito come questo strumento sia il frutto e il risultato di vari interventi politici, amministrativi, tecnici, che coinvolgono l'assessore Valesini, ma tutti gli assessori, e il Consiglio Comunale, che in sede plenaria e in commissione è stato più volte, con varie commissioni, chiamato a decidere e a deliberare. Abbiamo visto come, e li ringrazio nuovamente, tanti tecnici dell'amministrazione abbiano partecipato alla stesura e sono stati invitati. Credo che sia l'unico strumento in cui c'è la presenza di tanti tecnici che parlano in Consiglio Comunale. E quindi questo per dire che abbiamo visto come uno strumento così fondamentale giunga alla sua conclusione. È coinvolta ovviamente Regione Lombardia, la provincia di Bergamo, il Parco dei Colli, l'ARPA, l'ENAC. Non voglio usare tutti i 20 minuti, ma voglio neppure ripetere i concetti che sono stati già espressi dall'assessore e dai consiglieri che sono intervenuti prima di me, in particolare gli ottimi consiglieri che hanno parlato per la maggioranza, cioè Alberto Vergalli, Monica Corbani, Maddalena Raineri e Viviana Milesi, che cito per ultima perché ha fatto un lavoro in commissione come presidente assolutamente encomiabile. Però mi cimento. Lo strumento urbanistico costruito giuridicamente da una legge del 2005 ha capovolto la concezione urbanistica rispetto a quelli che si chiamavano i piani regolatori. Questi strumenti erano basati sui numeri, sugli indici di costruzione, l'altezza degli edifici, su una città divisa in zone industriali, commerciali, residenziali, sulle espansioni, con un occhio, tra l'altro, più che particolare alle imposte collegate alle costruzioni, che hanno costituito un finanziamento importante anche delle opere infrastrutturali della città e talvolta anche per la gestione ordinaria della finanza locale. È stato detto più volte dall'opposizione come si usavano gli oneri di urbanizzazione, e quindi non entro nella polemica. Il PGT, e in questo modo specifico però, ha degli obiettivi invece molto chiari. La città si trasforma su se stessa, senza più espandere il territorio edificato e ripensando gli strumenti di gestione e governo della città costituita esistente. Al centro dello sviluppo urbanistico non ci sono più la costruzione di nuovi quartieri o di nuovi poli, ma al centro vi sono le infrastrutture, lo spazio pubblico, la mobilità e la valorizzazione dell'ambiente. E questa è la cifra politica che caratterizza l'amministrazione, le amministrazioni Gori degli ultimi 10 anni, cioè l'attenzione vera che si concretizza nell'adozione stasera, nell'approvazione di questo strumento urbanistico. Ecco, se dovessi condensare la mia idea di questo PGT, la esprimerei esattamente con questi tre concetti che per noi restano fondamentali: l'attenzione alle infrastrutture, agli spazi pubblici, alla mobilità e all'ambiente. Quando mi chiedono cosa caratterizza, cosa ci divide
dall'opposizione è esattamente questo, cioè l'attenzione a questi tre concetti, declinati, come abbiamo visto, nel nostro piano di governo del territorio. La nostra amministrazione e anche la mia formazione politica e culturale ci portano a rifuggire anche da vuoti schematismi tipo sempre zero consumo di suolo, che è esatto, ma il suolo, sia quello pubblico che quello privato, è un bene prezioso che va preservato in tutte le sue funzioni. E questo principio dobbiamo sottolinearlo. Tuttavia, le costruzioni abitative realizzate con i meccanismi più tecnologici e anche ambientali, cioè con un'attenzione all'ambiente, sono anche quelle che servono ai giovani, ai lavoratori, per esempio l'istituto dell'housing sociale, alle fasce più deboli, e occorre procedere in alcune aree anche a nuove edificazioni, anche se a scarso impatto ambientale. Questo PGT dimostra quindi che non servono parole d'ordine vuote, se è vero che rispetto al PGT del 2010 saranno tagliati 1.150.000 metri cubi di edificabilità, e cioè 400.000 metri quadrati di suolo, cioè 40 ettari di terreno che viene sottratto alla sua funzione edificabile. Al netto di tutte quelle che sono le propagande vuote e sterili che dicono che le amministrazioni entrambe, Gori 1 e Bis, abbiano edificato di più. Il piano di governo del territorio e anche quello che è venuto prima dimostrano che non è vero, che sono cose finte, false, che servono per fare propaganda politica. E questa possibilità, infatti, edificatoria viene ristretta in sole tre aree: Porta Sud, l'ex Gres e l'ex Reggiani, tutte aree dismesse ancora da riconquistare per ricucire il tessuto urbano della città. Tutti gli altri ambiti vengono cancellati laddove previsti su suolo libero, mentre i restanti passano nel cosiddetto piano delle regole, e cioè vengono sottoposti ad un sistema di norme più vincolate, ma anche maggiormente semplificato, se è vero che quando si vuole aggirare una norma la si fa complicata, quando invece la si vuole far rispettare la si delinea e la si declina in quattro ordini semplici e quattro parole d'ordine semplici. La città continua la sua trasformazione. Io non dico che abbiamo iniziato da zero, però vi ricordo quattro progetti, no, forse di più: lo stadio, l'Accademia, ex Accademia della Guardia di Finanza, Corus Life, e a questi si aggiungeranno Porta Sud, l'ex Gres, l'ex Sace, l'ex Reggiani, che in qualche modo completeranno, spero che lo farà un'amministrazione in continuità con questa, il lavoro di una città che da una parte espelle dal suo territorio gli involucri delle ex zone industriali e dall'altro ci restituisce una città più armonica e con un sviluppo più sostenibile. In questi anni, a volte sulla stampa, molto spesso sui social, dai nostri detrattori, da entrambi i lati, da destra anche un po' da sinistra, è stata accusata l'amministrazione perché è stato abbattuto qualche albero, la maggior parte delle volte per i motivi più diversi, spesso per la malattia degli arbusti, altre volte per la necessità, come per la costruzione del sedime dove passerà una grande opera che è la TEB 2, che rivoluzionerà il concetto di mobilità della nostra città. In questi 10 anni, tra l'altro, si è provveduto anche con l'Istituto Urbanistico delle compensazioni ad incrementare invece il patrimonio delle piantumazioni, e l'aumento del polmone verde della città è reale e lo sperimentiamo tutti i giorni quando giriamo per la nostra città. In alcuni quartieri, io credo di vivere in uno dei quartieri dove più si sente il polmone verde della città, che è quello zona nord Valtesse. Ecco, questo PGT prevede di rafforzare il livello di protezione del sistema ambientale esterno, incrementando di 3.300.000 metri quadri l'estensione dell'attuale Parco dei Colli. Nasce una nuova vasta area che si estende dalla Valle di Astino, attraversando la Martinella, sino alla Trucca e al Parco Ovest.
Come dicevo all'inizio, è proprio la diversa visione urbanistica della città tra il centro-sinistra e la destra. È proprio qui dentro. La destra preferisce la deregulation, regole dove diciamo niente lacci e laccioli per lo sviluppo urbanistico. Noi privilegiamo un territorio non diviso in zone. Pensiamo che i divieti e le regole non servano se le stesse, con le dovute eccezioni, possano essere aggirate, che non serve stabilire a priori un tetto di sviluppo sia in rapporto all'indice di fabbricabilità, sia ai metri cubi da realizzare e sia in rapporto al tetto delle altezze. Quello che mi ha colpito molto di questo PGT e della relazione dell'assessore Valesini ieri sera e dei tecnici che hanno collaborato è stato l'idea di un piano di sviluppo coerente della città, nella quale risiedono i valori di questo sviluppo, che riguardano i temi che abbiamo discusso sempre in questi anni: le trasformazioni urbanistiche, un'edilizia residenziale di servizio, l'ambiente, il verde, il polo culturale e religioso, il turismo, i servizi, le infrastrutture, la mobilità, il polo agricolo e anche le regole. Certo, non è semplice in questa sede realizzare un discorso compiuto su questo grandissimo strumento che governerà la città nei prossimi 15-20 anni verso sfide che oggi sembrano inimmaginabili. In ogni ambito vi è una coerenza di linguaggio che comporta che la discrezionalità della pubblica amministrazione sarà veicolata da questo strumento. E dico solo un esempio, e voglio qui concludere l'intervento. Il problema delle altezze, degli incentivi e disincentivi. Spesso per attaccare l'amministrazione viene paventato il pericolo della costruzione di edifici con grandi altezze e che soprattutto possano limitare il cono visivo verso città alta. Bergamo, a differenza per esempio di Brescia, dove esiste Brescia 2 che non è in centro, ma in una vasta area ha parecchi grattacieli, Bergamo non ha mai avuto una cultura urbanistica protesa verso i grattacieli. Di costruzioni con più di 7-8 piani si contano sulle dita di una mano. Pur tuttavia in questi ultimi 20 anni è stato sempre segnalato il pericolo di costruzioni protese in altezza e che, come già detto, potessero creare un cono e ostruire il cono visivo verso città alta. Ebbene, il PGT non prevede un limite di metri in altezza o di piani, ma un sistema nuovo, cioè il riferimento sarà rappresentato dalle medie dell'altezza delle costruzioni preesistenti. E quindi, se bisogna costruire in un'area, se anche c'è un palazzo molto alto, non si costruirà sulla base di quel palazzo alto, ma sulla base della media degli altri palazzi che vi sono intorno o degli altri abitati che vi sono intorno. Questi creeranno, questo criterio creerà per i prossimi 30 anni una Bergamo assolutamente armonica. L'ultima cosa, la strategia degli incentivi e disincentivi per le costruzioni. La messa a regime di istituti già sperimentati negli ultimi anni, che prevede la possibilità dati al proprietario di un lotto di poter trasferire liberamente la superficie lorda d'uso a patto di cedere al comune l'area da destinare ad attrezzature o finalità pubbliche. Per esempio, lo dico, stasera lo cito due volte, in un'area vicino a Valtesse è stato fatto proprio questo, dando la possibilità insieme alla rete sociale che ha collaborato attivamente di una costruzione con una finalità anche pubblica. E per venire, e quindi negli stessi piani attuativi che prevedono, mediante l'uso della compensazione da parte dei costruttori, anche mediante acquisti, quindi anche in zone diverse da dove si è costruito, di aree verdi da cedere al comune e destinare al verde pubblico. Io mi fermo qui anche perché credo in 10 anni di non aver mai parlato così tanto, ma sono consapevole che questa sera, nelle prossime sere, perché non verrà approvato questa sera, andiamo ad approvare
e forse è retorica, dovuta anche al fatto che è uno degli ultimi consigli comunali di questa amministrazione, il più grande strumento urbanistico di cui la nostra città si è dotato da sempre. Io ovviamente non sono un tecnico, ho colto solo degli aspetti che credo siano assolutamente politici. Io ho la consapevolezza che questo piano regolerà la vita, e non solo urbanistica, ma legata al turismo, al lavoro, alle infrastrutture, alla mobilità dei prossimi 20 anni. Io penso che per questa amministrazione, che termina il suo mandato e che si ripropone con una nuova amministrazione, sia uno dei migliori biglietti da visita da presentare agli elettori. Grazie. Grazie consigliere Riccardi, la parola al consigliere Bianchi. Grazie Presidente, ecco, stasera abbiamo sentito delle grandi sviolinate al PGT da parte della maggioranza, mentre ecco, da parte nostra sono state esposte varie perplessità, anche alla luce di questo diciamo, piano molto impegnativo, molto articolato e anche controverso. Quindi ecco, innanzitutto mi sento di chiedere maggiore prudenza. Vedremo ecco, poi come si comporterà questo PGT all'opera e quali saranno le criticità e gli aspetti da correggere che emergeranno. Lo sforzo da parte degli uffici è senz'altro stato lodevole, e anche quello nel far comprendere a noi profani ciò di cui si stava parlando, ecco, quindi uno sforzo che senz'altro ecco, abbiamo apprezzato. Tuttavia a livello politico è innegabile che sono state fatte delle scelte che non sempre ecco, si sono dimostrate condivisibili, anzi a nostro avviso ecco, quelle che per la maggioranza non sono criticità sono invece dei punti interrogativi sia sul fronte del consumo di suolo, delle altezze edificabili, il meccanismo delle compensazioni, le visuali di città alta, quell'indeterminatezza e discrezionalità che emerge anche per esempio quando si parla della regola morfologica e si esplicita il fatto che laddove questa non possa essere applicata si vada verso un principio molto più semplice e diretto, sostitutivo di quello che è la regola morfologica. Presumo che ci sarà un lavoro molto importante per gli uffici, e quindi anche lì si vedrà poi a livello operativo come questo PGT impatterà anche sugli uffici attualmente in essere. Per quanto riguarda poi alcune diciamo, questioni più specifiche, posso dire ecco, di aver sottoscritto un emendamento già diciamo, anticipato, come già anticipato anche all'assessore, che chiede di poter destinare una parte diciamo, dell'area che si trova nel quartiere di Colognola, di proprietà dell'Istituto delle Suore Sacramentine, di poterlo destinare a diciamo, sanitario, mentre adesso ecco, è inquadrato come socio sanitario, quindi poter dare anche la destinazione esclusivamente sanitaria. Questo appunto perché risolverebbe almeno tre problemi. Uno è quello di comunque dare un senso a una struttura molto grande, che appunto mi sembra sia di 12.000 metri quadri, sulla quale ecco, c'è evidentemente un interesse diretto da parte di un operatore, quindi non di un intermediario che acquisirebbe per poi cedere ad altri, ma direttamente da un operatore del settore che è interessato ad acquisire quest'area e destinare solo una parte di tutti questi metri, quindi una parte a sanitario, anche in base alla richiesta
alle indicazioni avute a livello regionale, e quindi per poi diciamo, avere alla fine però dei lavori l'accreditamento, quindi alla fine degli eventuali lavori l'accreditamento. Questo darebbe innanzitutto, risolverebbe il problema dell'Istituto Suore Sacramentine, che si trovano, diciamo, in una situazione di difficoltà e quindi necessitano di trovare una soluzione per questa struttura che possa dare anche loro beneficio e sostentamento. Dall'altro si darebbe comunque senso a questa struttura, e un senso, diciamo, dei migliori, perché sarebbero garantiti circa 80-100 posti letto per la collettività, oltre a tutti i servizi di terapia, diagnosi, ambulatori, visite, degenze cura delle varie patologie. Questo inoltre sarebbe anche positivo per il comune, perché evidentemente sarebbero versati degli oneri al comune. E quindi chiedo all'assessore, appunto, di prendere a petto questa soluzione, perché l'alternativa a non permettere a un privato di poter, su un'area di proprietà, edificare, svolgere un'attività, tra l'altro con ricadute molto positive su diciamo, la cittadinanza di Bergamo, ecco, questa decisione arbitraria, non venisse accolto l'emendamento, ci sembra molto criticabile e fuori luogo. Come lo è stata del mi resto... Mi perdoni, non voglio interrompere, i capigruppo si fermino per cortesia. Prego, prego. Quindi, qualora appunto non si permettesse a un privato, su una propria proprietà, a proprie spese, di poter, diciamo, disporre della propria, dei propri edifici, della propria area, per poter svolgere questo tipo di attività, appunto, sarebbe una responsabilità molto grave, che andrebbe anche contro l'interesse pubblico, quello della cittadinanza, che necessita comunque di questo tipo di servizi e anche di letti per le degenze. E dall'altra anche controindicato per quest'ordine religioso, dove ci sono, insomma, circa un centinaio di suore che devono risolvere questo problema, un problema appunto molto impegnativo da risolvere, quello di trovare una destinazione per questa struttura, e poter da questa destinazione poter trarre un sostentamento per loro stesse. E dall'altro, ecco, si negherebbe al comune anche di poter acquisire, diciamo, degli oneri. E questo, ecco, è una decisione che, a mio modesto avviso, qualora venisse presa, mi auguro di no, mi auguro che si possa, si permetta all'Istituto delle Suore Sacramentine di poter disporre dei propri beni e poter, diciamo, cederli a un soggetto che intende svolgere quanto precedentemente esposto. Ma ecco, qualora disgraziatamente l'assessore si prendesse questa grave responsabilità, mi sembrerebbe di rivedere un po' quello che abbiamo visto anche con il Parco Fiera, là dove si è impedito, a mio modesto avviso, in modo molto opinabile, l'edificazione, o comunque si è impedito di poter svolgere un'attività a un'azienda, e anche ledendo la libera concorrenza. Quindi un'azienda che aveva acquisito un'area e che comunque si era più volte confrontata con questa amministrazione come i soggetti in questo caso, e che però, ecco, si vedono, a differenza di altri soggetti, negare o comunque trasformare un'area edificabile molto importante, quella di Parco Fiera, acquisita, cioè, con addirittura una somma di circa 20 milioni di euro, trasformata in verde pubblico. Ecco, quindi decisioni molto forti, molto, molto importanti, che diciamo, hanno delle ricadute, delle responsabilità a livello politico e non solo. Quindi, ecco, chiedo su questo punto all'assessore Valesini di approfondire e cercare di trovare un modo, anche con un accoglimento magari parziale, approfondire la questione per quanto riguarda questa struttura di Colognola. Grazie, consigliere Bianchi.
Non vedo altri interventi, quindi chiudo la serata e i capigruppo mi seguono per cortesia in sala Clauser, che decidiamo come riprogrammare i prossimi consigli. Grazie, buona serata a tutti e poi vi faremo sapere come proseguiranno i lavori. Domani ci vediamo, certo, sì.